Buongiorno, benvenuti al convegno organizzato dalla Facoltà di Teologia di Lugano in occasione dell'inaugurazione della cattedra intitolata Monsignor Eugenio Corecco. Mi permetto di ricordare alcune indicazioni sanitarie. In ottemperanza alle norme sanitarie federali e cantonali, abbiamo preso nota del vostro nome e cognome per favorire il tracciamento in caso di contagio. Si prega di indossare sempre la mascherina all'interno dell'edificio e all'esterno, se non viene rispettata, la distanza sociale di 1,5 metri. Sono presenti dei dispenser di gel disinfettante, vi preghiamo di igienizzare ogni tanto le mani. Il coffee break verso le 11 sarà servito secondo le nuove norme, quindi per chi desidera verrà servito un caffè con un carrellino, quindi vi preghiamo di rimanere seduti. Si prega inoltre di evitare assembramenti presso i servizi igienici durante le pause. Bene, dopo avervi elencato queste brevi norme sanitarie, è davvero giunto il momento di iniziare il nostro convegno. Invito ora il rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, professor René Roux, per un saluto iniziale. È un onore dare il benvenuto a questo nostro incontro a Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, che avrebbe dovuto essere presente qui con noi quest'oggi. Eminenza, so che ci sta seguendo tramite Zoom, queste nuove modalità. Siamo molto lieti di averla qui con noi in questo modo. Grazie per aver accettato. Vorrei salutare anche Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, che è presidente della Fondazione Corecco, che sostiene questa iniziativa. Un saluto particolare anche a Sua Eccellenza Monsignor Valerio Lazzeri, Gran Cancelliere della nostra facoltà e Vescovo di Lugano, nonché successore di Monsignor Corecco, e anche al suo predecessore, Monsignor Grampa, che ci onora anche lui quest'oggi con la sua presenza. Un saluto di cuore anche al suo magnifico rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il nostro caro amico Boas Erez, che è anche lui qui con noi quest'oggi. E un saluto ancora finale all'onorevole Ielmini, del Municipale di Lugano, che anche lui quest'oggi ha voluto essere presenti con noi. Naturalmente un saluto anche particolare a voi tutti che siete qui, colleghi, amici, studenti, e anche a tutti coloro, quanto mai numerosi, che ci seguono sia attraverso il collegamento Zoom, sia attraverso il collegamento streaming della facoltà e della Caritas Ticino, che ci assiste in questo evento e collabora con noi, e della Facoltà di Teologia. In qualche modo, malgrado la ridotta presenza in sede fisica, ci stiamo accorgendo che questi eventi sembrano raggiungere anche un pubblico più ampio, malgrado le condizioni, attuali. Buon lavoro e buon evento a tutti. Grazie. Ringraziamo il rettore della Facoltà di Teologia di Lugano ed ora lascio la parola al Gran Cancelliere della Facoltà e Vescovo della nostra diocesi, Sua Eccellenza Monsignor Valerio Lazzeri, che interverrà con un breve saluto. Eminenze, eccellenze, autorità ecclesiastiche, civili e accademiche, carissimi professori, gentili signore, egregi signori. Come Gran Cancelliere sono lieto di poter rivolgere il mio più cordiale e sentito benvenuto a tutti i partecipanti a questo convegno, voluto per inaugurare l'attività di una nuova offerta accademica che arricchisce in maniera significativa la proposta di ricerca, di insegnamento e di formazione della Facoltà di Teologia di Lugano. A ogni evento legato alla nostra realtà accademica è quasi impossibile che il nostro pensiero non arrivi a riferirsi in un modo o nell'altro alla personalità e all'opera di chi l'ha concepita, l'ha voluta e con coraggio e determinazione è riuscito ad avviarla e a farla conoscere a ogni livello. La memoria del Vescovo Eugenio è un fondamento essenziale dell'identità propria di questa istituzione.
che nel corso degli anni ha saputo assicurarsi uno spazio importante non solo nell'ambito ecclesiale, ma anche in quello civile, sociale e culturale. Nel corso delle manifestazioni del 25esimo anniversario abbiamo più volte avuto modo di ritornare su questa constatazione del nostro legame con il Vescovo Eugenio, ricevendo anche da più parti l'attestazione di quanto sia stata profetica e provvidenziale l'intuizione di questo mio venerato predecessore. Oggi, con l'inaugurazione di una cattedra a lui dedicata, questo legame tra la facoltà e il suo fondatore si esplicita e si consolida ulteriormente. Si apre un ambito specifico dove studiare, approfondire e sviluppare l'eredità da lui lasciata nei vari aspetti della sua rilevanza per il diritto canonico ed ecclesiastico, per la teologia, per la pastorale ecclesiale. Mi rallegro di questa nuova opportunità di valorizzare un patrimonio di pensiero e di testimonianza che appartiene al carattere costitutivo della nostra facoltà e alla nostra diocesi. Mi rallegro anche per la scelta del tema, di cui cogliamo più che mai la pertinenza in questo tempo, che in vari modi e un po' in tutti gli ambiti sta mettendo a dura prova la nostra capacità di dare senso e autentica dignità umana all'esperienza della vulnerabilità delle persone, delle istituzioni, degli stili di vita nella Chiesa e nella società. Ringrazio perciò di vero cuore i promotori e gli organizzatori di questo convegno, l'Associazione degli Amici di Eugenio Corecco, la Commissione 20 della Facoltà e sin da ora gli illustri relatori di questa giornata. Auguro a tutti voi di poter trarne il massimo profitto, nonostante i limiti e la precarietà che le circostanze esterne impongono al nostro ritrovarci. C'è da auspicare che anche gli aspetti esteriori di fragilità a cui dobbiamo adattarci oggi possano aiutarci a comprendere che il riferimento ultimo di noi cristiani, l'annuncio che siamo chiamati a dare al mondo, non potrà mai essere un'affermazione arrogante sostenuta da strumenti forti e imponenti, ma una parola di salvezza da cogliere ogni volta nella fragilità umana assunta fino in fondo dal Figlio di Dio nella libertà e per amore. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia di Lugano e Vescovo della nostra Diocesi, Sua Eccellenza Monsignor Valerio Lazzari. Invito ora, per un breve saluto iniziale, il Rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il Professor Boas Erez. Eminenza Cardinale Parolin, Eminenza Cardinale Scola, Eccellenza Monsignor Vescovo Valerio Lazzari, Egregio Municipale Gelmini, Magnifico Rettore Ru, autorità ecclesiali e civili, stimati colleghi, signore e signori. In qualità di Rettore dell'Università della Svizzera Italiana, ho il piacere e l'onore di portarvi un saluto in questa occasione speciale. Come forse sapete, l'Università e la Facoltà di Teologia di Lugano si stanno avvicinando sempre più per arrivare a una integrazione accademica. Le nostre due istituzioni sono quindi molto vicine e io personalmente sono particolarmente lieto di partecipare a questo evento. Vorrei condividere alcune riflessioni che mi hanno ispirato questa inaugurazione della cattedra Eugenio Corecco. Innanzitutto sull'idea di una cattedra intitolata a Monsignor Corecco. Pochi giorni fa ero in visita presso il rettore dell'Università Statale di Milano e nel corridoio che porta all'ufficio del rettore, passando sotto alcuni ritratti, ho appreso che si trattava dei ritratti dei precedenti rettori dell'Ateneo. Questi, a quanto sembra, alla fine del loro mandato devono farsi fare il ritratto a proprie spese. Penso che sia meglio e più sano che siano i successori a prendere l'eventuale iniziativa del riconoscimento dei meriti dei predecessori nella forma che più conviene. Intitolare una cattedra al fondatore della prima istituzione universitaria del cantone mi sembra una bella e promettente iniziativa. Poi vorrei dire due parole sull'idea di servizio in ambito accademico. Perché ne parlo?
Si legge nella descrizione della cattedra che, tra l'altro, ha lo scopo di studiare e diffondere il pensiero e l'azione del Vescovo nella funzionalità ecclesiale e civile in ambito pastorale. A prima vista non sembra veramente avere luogo in ambito universitario. Però il servizio è una delle missioni delle università, di tutte le università, ed è spesso descritto come il terzo mandato, il loro terzo mandato a fianco di formazione e ricerca, che sono gli altri due mandati. Normalmente in questo ambito si pensa al trasferimento tecnologico e delle conoscenze verso il mondo dell'impresa, alla formazione continua, forse alla mediazione culturale. In maniera generale si tratta di ribadire l'apertura dell'università sul mondo che la circonda e che la porta. La funzione ecclesiale in ambito pastorale sembra però lontana dai soliti interessi di un'università, almeno diciamo statale. Confido però che i miei colleghi della facoltà, istituendo la cattedra, abbiano tenuto presente il principio dell'autonomia universitaria ben compresa, che garantisce la qualità della ricerca della verità, e forse si può capire la scelta fatta per analogia con la missione di cura dei professori di medicina. Personalmente trovo però più interessante riferirmi a un aneddoto riguardante una recente procedura di reclutamento all'Università della Svizzera Italiana. Cercavamo un professore di economia che avrebbe dovuto mostrare interesse per il mondo aziendale nel nostro territorio. Come avere la garanzia che un candidato avrebbe poi veramente mostrato un tale interesse? Un collega allora ha attirato la nostra attenzione sul fatto che tra i finalisti del concorso vi era un professore dell'Università Cattolica di Milano. Questo, diceva il collega, proprio perché viene dalla Cattolica, è abituato ad andare fuori e a interagire con il mondo ed essere al servizio. Probabilmente però si capisce ancora più chiaramente il senso delle scelte riguardanti la cattedra a partire dal tema di questo convegno, che ancora una volta mostra la pertinenza delle iniziative della Facoltà di Teologia. La Facoltà di Teologia di Lugano spesso si interroga sui problemi attuali, portando in ambito accademico una riflessione di portata generale in fase con quella più attuale della Chiesa. Come ricorda Papa Francesco nella recente lettera enciclica Fratelli Tutti, che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana, al di là di qualsiasi cambiamento culturale. E prosegue: agli agnostici questo fondamento potrà sembrare sufficiente per conferire una salda e stabile validità universale ai principi etici basilari. Per i credenti, la natura umana, fonte di principi etici, è stata creata da Dio, il quale, in ultima istanza, conferisce un fondamento solido a tali principi. Però tale fondamento lascia sempre uno spazio per il dialogo. Mi sembra quindi che con il tema vulnerabilità, una rinnovata prospettiva di dignità umana, le attività della cattedra partano sotto i migliori auspici e in coerenza con la visione di Monsignor Corecco. Auguro a tutti una splendida giornata. Grazie. Ringraziamo il Rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Ed ora, in rappresentanza della città di Lugano, invito l'onorevole Angelo Ielmini, municipale capo di Castero, sviluppo territoriale, divisione pianificazione, ambiente mobilità ed edilizia privata. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto lieto di portare il saluto del municipio della città di Lugano all'apertura di questo convegno, convegno che ha il grande pregio di porre al centro della riflessione il tema della dignità umana e della vulnerabilità nelle sue diverse accezioni. Ringrazio sentitamente Sua Eminenza Cardinal Pietro Parolini, segretario di Stato della Santa Sede, per la sua partecipazione che ci onora e per la Lectio Magistralis che terrà breve. Saluto Sua Eminenza Cardinal Angelo Scuola, Sua Eccellenza Monsignor Valerio Lazzari, il Rettore Ru, il Rettore Erez, le autorità ecclesiastiche, politiche e accademiche presenti e tutti i partecipanti. L'evento odierno è legato all'inaugurazione della cattedra di studi intitolata a Monsignore Eugenio Corecco. Ci ha riempito di gioia la notizia dell'istituzione di una nuova unità accademica in memoria dell'amato compianto nostro Vescovo. La nostra comunità è profondamente riconoscente a Monsignor Corecco per il fondamentale contributo scientifico e culturale che ha dato alla nostra città, fondando l'Istituto Teologico di Lugano nel 1992,
divenuto già nel 93 Facoltà di Teologia di Lugano, la prima istituzione universitaria eretta in Ticino. La sua vita e le sue opere sono un'occasione di riflessione per tutti coloro che si riconoscono nel progetto di un'umanità e di una società fondante sulla civiltà, la fratellanza, l'eguaglianza, e che attribuiscono a questi valori una fonte di ispirazione per la propria azione sociale. La pandemia che ha colpito e sta colpendo così duramente la popolazione di ogni parte del globo ha messo a nudo la fragilità dell'uomo di fronte alla malattia. Il Ticino, rispetto agli altri cantoni, si è trovato da subito in prima linea a fronteggiare un'emergenza sanitaria che ha azzerato le relazioni sociali nelle forme tradizionali e sconvolto la percezione di salute e di benessere individuale. La preoccupazione per una situazione straordinaria non prevedibile ha lasciato però subito spazio alla volontà di reagire nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto la nostra città: responsabilità, solidarietà, condivisione, impegno civile, sostegno alle fasce più deboli della popolazione e del settore economico. Nel mese di marzo abbiamo come città attivato un numero verde gratuito che ha saputo coordinare una fitta rete di volontari a sostegno delle persone anziane e di quanti si sono trovati in una condizione particolare di particolare vulnerabilità. Abbiamo voluto scontrastare il rischio che le limitazioni di ordine sanitario potessero causare fenomeni di solitudine e di isolamento sociale. Il municipio di Lugano segue tuttora con attenzione l'evoluzione della situazione e valuta giorno per giorno le misure puntuali necessarie per accompagnare la nostra popolazione durante il periodo dell'emergenza. Abbiamo ancora impressa negli occhi e nel cuore l'immagine di Sua Santità Papa Francesco, che sotto la pioggia cadente, in un silenzio assordante, prega sul sagrato della Basilica Vaticana in una piazza completamente vuota. La pandemia ha rilevato la vulnerabilità della condizione umana e la necessità di perseguire un nuovo umanesimo. Sua Santità ci ha esortato a dare un significato a questo tempo difficile, sperimentando nuove forme di solidarietà. Un grande insegnamento che conservo in modo indelebile nella mia memoria, è lo straordinario coraggio con cui Monsignor Correco ha affrontato il dolore e la malattia. Aggiungo un piccolo inserto personale. Era il 16 di febbraio del 1995, quando Monsignor Correco mi ha convocato in curia. Erano 2 settimane prima che mancasse e ha voluto ancora firmare l'atto notarile col quale è stata costituita la fondazione civile Monsignor Molo, che è quella che regge ancora oggi e collabora in modo intenso e ha ripreso tutte le attività che erano legate alla fondazione ecclesiastica che aveva iniziato tutto questo percorso. Lui ha voluto ancora portare a termine questo disegno e l'ha fatto in un momento difficile anche personale, e lo ha fatto veramente convinto di quello che stava facendo. Ha trasformato la sua condizione di malattia in un'occasione per continuare più intensamente a donarsi agli altri. Grazie alla sua eredità spirituale possiamo avvicinarsi anche noi a quel cammino interiore che può condurci alla carità intensa come amore disinteressato e sollecitudine verso il prossimo, doni preziosi e necessari per promuovere una società più inclusiva dove non prevalga la tendenza a sostenere le esigenze individuali a discapito invece del bene collettivo. Ringrazio di cuore gli organizzatori e i qualificati relatori che interverranno a breve e auguro il pieno successo che merita a questo bellissimo convegno. Grazie onorevole Angelo Ielmini. Bene, ringraziamo tutte le autorità fin qui intervenute. La prima relazione della mattinata sarà tenuta dal rettore professor Ru, che semplificherà i contenuti principali della nascente cattedra Correco della Facoltà di Teologia e seguirà in qualità di moderatore i seguenti 2 interventi del mattino. Vorrei molto semplicemente, in questa rapida prolusione, dare alcune indicazioni concrete sulla costituzione di questa cattedra e sulle sue finalità. Un paio di anni fa, sono passati oramai già quasi un paio d'anni, alcuni rappresentanti della Fondazione Monsignor Eugenio Correco, Vescovo di Lugano, mi hanno avvicinato in via informale, nella mia qualità di rettore della FTL,
per segnalarmi il desiderio della Fondazione di costituire presso la facoltà una cattedra intitolata a colui che della FTL stessa è stato l'iniziatore ed il fondatore. Se la memoria del grande Vescovo è ancora vivissima presso fedeli e amici, è anche vero che il passare del tempo, sono ormai trascorsi 25 anni dalla sua prematura dipartita, impone di assicurare in modo più organico e istituzionale la sua memoria. Non si tratta soltanto di un aspetto puramente legato al volgere del tempo, che fa sì ad esempio che persino quella che forse è stata l'iniziativa che più ebbe a cuore, la facoltà di teologia stessa, sia ormai retta da uno, come me, che non lo ha mai conosciuto personalmente. È anche vero che, come accade spesso per grandi personalità, gli stessi amici e seguaci ne colgono a volte soltanto alcuni aspetti e non possono vedere tutto di una persona. Aspetti legati alle circostanze casuali della vita. Il momento è sembrato dunque propizio per il progetto di una cattedra che non si limitasse però ad una pura opera di ricostruzione e di conservazione della memoria, ma che avesse il compito in qualche modo di ravvivare, attraverso iniziative di interesse attuale, quella passione per l'autenticamente umano e per la verità che Corecco sapeva accendere in coloro che lo hanno conosciuto. Il progetto proposto dalla Fondazione Corecco è piaciuto al Consiglio della Facoltà della FTL, che lo ha riconosciuto in linea con le proprie finalità e ha accolto con gratitudine anche l'impegno della Fondazione ad assicurare il necessario sostegno finanziario. In data 22 gennaio 2019, il presidente della Fondazione, Monsignor Eugenio Corecco, Vescovo di Lugano, il Cardinale Angelo Scola e il suo vicepresidente, Monsignor Ernesto William Volonté, da un lato, e il Rettore della Facoltà di Teologia, dall'altro, hanno firmato la convenzione per l'istituzione della Cattedra Eugenio Corecco come unità accademica all'interno della FTL. Le finalità e le modalità di azione della Cattedra sono elencate dall'articolo 2 della Convenzione. La Cattedra assume lo scopo di studiare e diffondere il pensiero e l'azione del Vescovo Eugenio Corecco, tanto nella rilevanza teologico-giuridica nell'ambito del diritto canonico ed ecclesiastico, quanto nella funzionalità ecclesiale civile in ambito pastorale. A perseguimento di tale scopo, la Cattedra promuove la ricerca, la didattica e la pubblicazione scientifica inerente al Vescovo Eugenio Corecco, organizza convegni, dibattiti, seminari, cicli di lezione ed iniziative scientifiche finalizzati alla valorizzazione della conoscenza del profilo ecclesiale, pastorale, civile, umano e scientifico del Vescovo Eugenio e attribuisce borse di studio e di ricerca a sostegno dello scopo medesimo. Nei mesi successivi alla firma della Convenzione è stato costituito il Comitato Scientifico con il compito di coordinare l'attività della Cattedra in conformità all'ordinamento della Facoltà di Teologia. Detto Comitato è composto da due studiosi nominati dalla FTL su indicazione del Consiglio di Facoltà, concretamente i colleghi Andrea Stabellini e Hans Christian Schmidt-Bauer, da uno studioso designato dalla Fondazione Corecco, il collega Romeo Astorri, e da un membro del Consiglio di Fondazione, concretamente Monsignor Ernesto William Volonté, ed è presieduto dal Rettore della FTL o da un suo delegato. Il mandato è previsto triennale, ma rinnovabile. Sin dalla prima riunione si è pensato ad un primo evento su un tema che potesse essere attuale di interesse generale, quello delle vulnerabilità. Grazie all'amicizia personale con altri studiosi, il Comitato Scientifico non si concepisce come un geloso padrone di fondi e di poteri, ma come un'occasione di incontro di persone e di idee. Ci è giunto anche il suggerimento di provare ad invitare Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato, che proprio quest'anno avrebbe visitato la Confederazione Elvetica in occasione del 100° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, e che ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Ammetto che quando abbiamo pensato al tema delle vulnerabilità, non avremmo mai immaginato che da lì a pochi mesi si sarebbe rivelato di tragica attualità a causa della pandemia, che nel frattempo sta modificando le nostre condizioni di vita, mostrando l'estrema vulnerabilità della condizione umana
in tutte le sue molteplici sfaccettature. Il senso dell'iniziativa, espresso in modo particolarmente pertinente dall'amico Don Willy Volonté, che mi perdonerà se riprendo qui alcune sue parole tratte da un intervento ad una seduta del Consiglio di Fondazione Corecco. La fisionomia stessa della cattedra, maturata insieme, mi sembra innovativa. Ci è sembrato chiaro fin dall'inizio che abbiamo pensato alla cattedra Corecco, come naturale che sia, non solo come luogo di elaborazione di tematiche strettamente legate al campo teologico ed ecclesiale, ma anche per sottolineare operativamente un aspetto determinante della personalità del Vescovo Eugenio, uomo certamente immerso nel sentire della Chiesa, ma altresì uomo e studioso con una sensibilità aperta alle problematiche della società dove la Chiesa non può che essere una voce presente. Come Vescovo operò con questa apertura ecclesiale verso il mondo e fu sempre attento alle sfide che obbligano la Chiesa a guardare oltre i suoi confini. Questo corrisponde a una visione di Chiesa in uscita che è una scelta determinante dell'attuale pontificato. Si può ben dire, come scriveva il grande Antonio Rosmini, che il Vescovo Corecco ha praticato i tre indissolubili tipi di carità: la carità corporale, la carità spirituale pastorale e la carità culturale. Non voglio qui prendere altro tempo ai relatori che mi seguono, il resto del testo potrà essere letto alla pubblicazione degli atti. È stato sottolineato l'interesse di Monsignor Corecco per avere, fondare una cattedra di teologia, una cattedra, una facoltà teologica che rispecchiasse in modo innovativo le esigenze della Chiesa e della società. E lui, quando ancora era professore a Friburgo, già aveva elaborato progetti per un rinnovamento dell'insegnamento della teologia, in particolare insieme a quello che era allora un suo collega, il cardinale, non ancora cardinale, Schönborn, attualmente arcivescovo di Vienna. E naturalmente alcuni dei presenti qui in sala conoscono questi dettagli molto meglio di me. Ritengo tuttavia di sottolineare anche un altro aspetto che mi pare importante nella decisione, da vescovo poi, di aprire a Lugano una facoltà teologica, in un momento non così facile, che non era soltanto per creare una qualche alternativa o una qualche innovazione a livello teologico. Credo che si possa vedere in questa decisione anche una scelta profondamente patriottica, di amore per la sua terra, per il suo cantone. Sappiamo le difficoltà che ci sono nell'iniziare un'avventura universitaria, sappiamo che il Canton Ticino anche aveva tentato, aveva conosciuto difficoltà in questo senso, come normale che sia, e sappiamo che questa decisione del Vescovo Corecco è stata un po' quella decisione un po' pazza che ha dato il coraggio poi anche al resto della società di intervenire in tal senso, perché questo corrispondeva anche a una visione particolare dell'università come luogo di libertà e di ricerca del vero, una ricerca che si fa naturalmente tutti insieme. Per queste e altre informazioni vorrei ancora, avrò piacere ancora di annunciare che è stata pubblicata dalla dottoressa Antonietta Moretti la biografia Eugenio Corecco, la grazia di una vita. Mi permetto di presentarla qui perché è ancora in corso di stampa e sono state preparate una decina di copie rilegate apposta e portate a mano oggi, proprio come prima inaugurazione. Ci sarà presto presso la nostra facoltà anche un evento di presentazione di questo. Detto questo, termino qui il mio intervento e è con grande onore che vorrei invitare Sua Eminenza il Cardinale Parolin a prendere la parola. Ringrazio per il gentile invito che mi è stato rivolto in questo importante convegno con cui si vuole inaugurare la cattedra Eugenio Corecco. Ecco, questo mio intervento mi offre l'opportunità di condividere alcune riflessioni a proposito di un tema quanto mai attuale e centrale per la vita della Chiesa contemporanea.
L'idea della vulnerabilità umana come categoria antropologica e tema morale ha guadagnato un rilievo centrale nell'ambito della filosofia politica e dell'umanesimo etico degli ultimi decenni. E in prima battuta si potrebbe dire che questo rilievo è significativamente in controtendenza rispetto alla narrazione dominante della nostra modernità, fino ad oggi orientata piuttosto dai miti della potenza progressiva dell'uomo sulle forze della natura, capace di produrre benessere e sicurezza di livelli sempre più alti, fino ad immaginare di poter vincere con successo anche le debolezze della natura, mediante l'invenzione di tecniche capaci di oltrepassarne i limiti e di correggerne i difetti. L'odierna rivalutazione del tema della vulnerabilità umana e, come vedremo, dei diversi livelli di questo concetto che giustificano l'uso di vulnerabilità al plurale ha incominciato a provocare un serio ripensamento delle proiezioni prometeiche di quell'ingenua proiezione del mito del progresso umano. Non solo. Il nuovo concetto di vulnerabilità umana si va approfondendo anche come appello morale di rilievo fondamentale, proprio in considerazione della ricaduta esistenziale e sociale negativa che emerge come effetto del privilegio accordato all'illusione di una potenza illimitata e all'irresponsabilità della rimozione del limite umano. Desidero illustrare i contenuti essenziali di questa maturazione della concezione antropologica ed etica della vulnerabilità, non facile ma al tempo stesso inarrestabile, per dare un contributo al discernimento della reale opportunità che essa offre di mettere a frutto, in questo mutamento d'epoca, il seme evangelico del riscatto della dignità della persona e dell'appello alla ricomposizione della comunità umana. Di fatto, una prima reazione critica alla concezione di una illimitata progressione della potenza umana di manipolazione della natura, che procede linearmente mediante la selezione dei liberi e forti che possono imporla, si è prodotta nell'ambito dei movimenti ecologisti ambientalisti già nella seconda metà del secolo XIX. Nella sua prima parabola, la sensibilità e l'interesse della reazione ai tumultuosi effetti ambientali dello sviluppo industriale e urbanistico sono focalizzati proprio sul rispetto della natura. La difesa delle bellezze naturali, la protezione delle specie animali minacciate di estinzione, la creazione di aree sottratte allo sfruttamento produttivo ed edificabile del territorio. L'interesse di questa sensibilità culturale per la protezione dell'ambiente naturale può essere sintetizzato in due elementi. In primo luogo, l'emergere di una posizione critica nei confronti della tendenza a concepire il potere illimitato della manipolazione ambientale da parte della comunità umana come una semplice funzione strumentale del progresso civile. Il valore delle dimensioni contemplative, estetiche, spirituali, dell'habitat naturale della vita umana, un tempo prerogativa di artisti, letterati, elite culturali e tradizioni religiose, si proponeva ora come un tema di sensibilità generale, orientato a coinvolgere strati sociali più ampi e ad affermarsi come ethos attivo della comunità. Non solo di ethos ed è il secondo elemento di interesse, ma anche di un'etica pubblica e generale. La reazione agli eccessi della manipolazione del degrado ambientale, infatti, non ha un'intonazione esclusivamente estetica e tantomeno utilitaristica. L'aspetto interessante di questo nuovo ethos naturalistico, che progressivamente si definirà più correntemente come ambientalistico ed ecologistico, è proprio il suo profilo etico e il suo profilo umanistico.
In altre parole, esso promuove un concetto di protezione della natura che attiene alla responsabilità etica di una civiltà coerente con la qualità umana dell'abitare. La celebrazione del primo congresso internazionale sulla protezione della natura a Parigi nel 1923 e la successiva istituzione di un Bureau International pour la Protection de la Nature a Bruxelles nel 1928 portano in evidenza questo concetto riassuntivo della nuova sensibilità globale per l'ambiente naturale. In questa impostazione dunque è vulnerabile implicitamente è proprio la natura, intesa come habitat terreno dell'uomo. Essa è vulnerabile non tanto perché fragile e corruttibile, ma piuttosto perché suscettibile di essere sfregiata, offesa, umiliata dalla prepotenza dell'azione umana, che le impongono mortificazioni e stravolgimenti capaci di mettere a rischio e di danneggiare l'esuberanza estetica e la generosa vitalità delle sue forme creative. Questo scenario del nuovo concetto etico-ecologico di vulnerabilità, in cui la natura è il soggetto offeso e l'uomo il soggetto prevaricatore, ha mantenuto la sua continuità, diventando, nell'evoluzione di alcune tendenze radicali dell'ecologismo contemporaneo, una fondamentale ragione di critica della concezione tecnocratica ed economicistica del progresso. Di più, questo orientamento critico rappresenta ora, in alcune interpretazioni massimalistiche, la base di un vero e proprio atto d'accusa dell'antropocentrismo che ha dominato la cultura occidentale. La manipolazione umana della natura sarebbe ormai talmente pervasiva, aggressiva e distruttiva da renderci convinti di essere una specie dannosa per il diritto alla vita delle altre specie e per l'equilibrio cosmologico delle forme e delle forze che rendono abitabile il pianeta. In questo genere di radicalizzazioni, che pure esasperano punti realmente critici del nostro modello utilitaristico di progresso, sorprende comunque un dato, in certo modo presente sin dall'inizio della nuova cultura ambientalista contemporanea. La vulnerabilità riconosciuta alla natura non umana, come tema umanisticamente degno di responsabilità e di cura, non include lo specifico riconoscimento della vulnerabilità che è propria dell'essere umano, ossia come dimensione eticamente rilevante per l'analoga individuazione del dovere di protezione della sua dignità personale e di cura delle modalità relazionali di una convivenza all'altezza di tale dignità. Il movimento ambientalista, non per caso, si è inabissato nei decenni dello sconvolgimento doloroso e furioso dell'umana convivenza prodotto dalla Seconda Guerra Mondiale, battuta dal resto comprensibile, certo, in un passaggio drammatico per la convivenza umana su scala internazionale, segnata dall'utopismo tragico di ideologie in cui prevaleva un disegno di saldatura della potenza tecnico-economica con il dominio politico-militare delle masse. Ma anche battuta dal resto a suo modo sintomatica. La nuova idea ambientalista, in effetti, era già rimasta piuttosto defilata anche rispetto ai temi propriamente umanistici del conflitto ideologico acceso attorno alla riconfigurazione della forma politica imposta dalle nuove dinamiche di affermazione dell'egemonia capitalistica e dalle istanze di trasformazione dell'assetto economico-sociale. Del resto, l'idea ambientalista non aveva significativamente intercettato neppure il nesso evidente delle manipolazioni aggressive del sistema ambientale con le politiche coloniali dello sfruttamento delle risorse naturali nei paesi extraeuropei. Di fatto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'orizzonte di interesse internazionale del tema sarà ripreso esattamente nei termini in cui era stato lasciato. Nel 1948, sotto l'egida dell'UNESCO,
fa la sua apparizione l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Mi sono soffermato sull'evocazione di questa premessa ecologica dell'apparizione del tema della responsabilità morale della vulnerabilità perché mi sembra utile tenere ben presente il fatto che essa non emerge anzitutto come profilo antropologico della condizione umana, bensì come argomento di un'etica naturalistica dell'ambiente non umano. E questo scarto rimane altamente sintomatico della difficoltà, tuttora imponente, di elaborare un nesso più radicale, non ultimamente estetico o utilitaristico, fra la cura dell'ambiente naturale e la tutela della dignità umana che la giustifica. Il tema è stato posto con esplicita chiarezza, e in certo senso inedita anche nella tradizione magisteriale, dall'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. La sua lettura, secondo i parametri dell'ecologismo estetico e utilitaristico, non è soltanto riduttiva. Si tratterebbe di un vero e proprio fraintendimento. Potremmo dire con un pizzico di provocazione che quell'insegnamento è piuttosto la prosecuzione del magistero sociale della Chiesa con altri mezzi. Mezzi appunto adeguati all'inedito profilo critico raggiunto dal rapporto fra cura della terra dei viventi e salvezza della dignità dell'essere umano. La via più appropriata per la giusta ricomposizione di questo rapporto, che deve dare propulsività e motivazione ad un'antropologia adeguata, è proprio l'esercizio di una riflessione meno arbitraria e più approfondita sulla dignità dell'appello a prendersi cura della vita creata, che costituisce la prerogativa unica e preziosa dell'essere umano. Egli soltanto è in grado di cogliere e di raccogliere questo appello, e questa responsabilità è parte integrante della sua dignità. Questo appello, questa vocazione, secondo le Sacre Scritture, che accogliamo nella nostra fede, è iscritto nella consegna della terra abitabile della creatura vivente alla cura dell'uomo e della donna, anche in questo e per questo creati a immagine e somiglianza del Dio creatore. In questa cornice appare francamente piuttosto singolare la lettura distorta che viene recentemente avanzata riguardo della signoria assegnata all'uomo nei confronti del mondo naturale e delle creature viventi. Questa signoria, infatti, non può che essere immagine e somiglianza della signoria del Creatore, che in mille modi, pensiamo soltanto al libro dei Salmi o al libro della Sapienza, viene celebrata come affezione provvidente per tutte le creature viventi, anche le più piccole e le più trascurate. Del resto, nel racconto di Noè, che tutti conoscono, anche i non frequentatori della liturgia cristiana, il gesto simbolico che indica la via della salvezza per la famiglia umana e la terra dei viventi comprende l'imbarco delle coppie di tutti gli animali, pulcini e pesciolini compresi. Insomma, il mito di Prometeo, che una volta fu posto al vertice del calendario secolare dell'ateismo intenzionalmente umanistico ed ora impugnato come ispiratore di una volontà di potenza che autorizza il dispotismo distruttivo della specie umana nei confronti della terra dei viventi, proprio non ci appartiene, né per tabulas né come ispirazione. L'essere umano, d'altra parte, è costitutivamente vulnerabile. Lo è in modo specifico, perché non lo è soltanto biologicamente o psicologicamente. L'essere umano è intellettualmente e moralmente vulnerabile, ossia nella sua natura più propria e più intima. Questa vulnerabilità, naturalmente, si fa sempre strada attraverso la mortificazione del corpo e della psiche. E tuttavia essa mostra sempre negli esseri umani i tratti della sua correlazione con il bisogno di un riconoscimento intenzionale e di un apprezzamento personale
che oltrepassano la fragilità e il limite psicofisico. Riconoscimento e apprezzamento, infine, che puntano alla certezza di una singolarità umana irrevocabile, inviolabile e insuperabile, in qualunque costellazione sociale e in qualsiasi contesto naturale. Questa consapevolezza è forse la parte migliore al momento della nuova sensibilità antropologica che sta maturando in questo pur confuso e contraddittorio cambiamento d'epoca. La coscienza collettiva del profilo affatto speciale della vulnerabilità costitutiva dell'essere umano, la sua disposizione ad essere ferito anche nell'anima dalla prevaricazione dell'uno e dall'impotenza propria, è un tratto nuovo della nostra evoluzione culturale. L'istanza morale del rispetto e della responsabilità collettiva per l'uomo vulnerabile non è una deduzione del tema ecologico né una variabile del calcolo economico. La sensibilità per le vittime e la responsabilità dei vulnerabili è obiettivamente destinata ad illuminare una questione stantis aut cadentis della civiltà umana in quanto tale. Siamo pronti a prendere congedo dal nostro delirio di onnipotenza per riaprire l'orizzonte di una civiltà della compassione? La compassione che ci è richiesta non è la commiserazione sentimentale della disgrazia altrui, che ci procura sollievo per lo scampato pericolo, ma una vera e propria passione morale per la condivisione responsabile e fattiva della nostra comune vulnerabilità, a incominciare da quella che è minacciata dall'indifferenza, dalla rimozione e dall'abbandono. La vulnerabilità condivisa attraverso la circolazione di una sensibilità che concepisce la sua inclusione nel progetto sociale complessivo ci rende umani, tanto quanto la sua mortificazione condanna alla vana retorica ogni presunto progresso della civiltà del diritto e dei diritti. Un segno promettente dell'innalzamento di livello di questa sensibilità, che introduce il tema nella prospettiva di una più avanzata concezione della dignità umana e del bene comune, può essere colto nella dichiarazione di Barcellona del 1998, redatta con l'aiuto di 22 esperti, afferenti a diverse discipline nell'ambito bioetico, su stimolo della Commissione europea e tramite il coordinamento del Center for Ethics and Law di Copenaghen. In questo testo, non soltanto la vulnerabilità è nominata per la prima volta come parte integrante dei principi regolativi della bioetica universale, e cioè autonomia, integrità, dignità e finalmente vulnerabilità. Essa viene anche esplicitamente collegata al riconoscimento della finitezza costitutiva della condizione umana e all'istanza di un appello ineludibile alla responsabilità morale della comunità umana. Il segnale che viene da questa integrazione, non privo di una certa audacia propositiva, in tempi di sospetto generalizzato nei confronti della rilevanza del profilo morale dell'antropologia, è sicuramente incoraggiante. Il richiamo alla comune vulnerabilità della condizione umana disinnesca ogni possibile deriva dell'interpretazione dei fondamentali della dignità umana e dell'integrità e dell'autonomia in termini di volontà di potenza e di selezione dei vincenti. L'indifferenza e il disprezzo per la vulnerabilità umana e rispettivamente per la compassione civile, unito all'esaltazione dell'autosufficienza individualistica e della forza competitiva, appaiono ora, oltre ogni mascheramento ideologico, come fattori di degrado della persona e della comunità. L'attuale passaggio, attraverso la sconvolgente pandemia di un virus sostanzialmente ignoto, ha mostrato, oltre ogni previsione, quanto disorientamento, quanta incertezza, quanta impotenza le nostre società civili
anche le più tecnologicamente ed economicamente organizzate, hanno potuto esibire in poche settimane. Nel repertorio delle nostre misure di contrasto, nonostante tutta la sofisticazione della nostra scienza, abbiamo trovato soltanto i vecchi rimedi già adottati nelle leggendarie pestilenze del Medioevo: l'isolamento, la reclusione, la paralisi delle attività. I tesori della nostra accumulazione economica e finanziaria sono rafforzati ad una redistribuzione che non immaginavamo, nella loro vita spensierata soltanto per non farci morire e per non morire essi stessi. La nostra vulnerabilità ha portato platealmente allo scoperto la vulnerabilità dei nostri più sofisticati sistemi di protezione della vita e del benessere. Non senza la dolorosa e tragica ironia di un sistema di interdipendenze la cui rete, che dovrebbe assicurarci maggiore protezione, è anche uno strumento eccellente per la diffusione del contagio. Per sopravvivere abbiamo dovuto fermare il mondo, ma se il mondo si ferma non sopravviviamo. La nostra vulnerabilità si è trovata stretta nella morsa di una inedita contraddizione. Dovrebbe bastare per occuparci più seriamente e in modo nuovo del progetto civile di una civiltà che ne tiene seriamente conto nella sua normale organizzazione della convivenza. La rimozione della vulnerabilità umana come tema morale di una convivenza realmente a misura d'uomo apre una falla inimmaginabile nelle congiunture della pura emergenza. Nella fase più critica della pandemia, ossia della vulnerabilità di tutti, il carico maggiore è stato portato dall'istituzione familiare e dal supplemento di generosità della comunità locale. Il contenimento più efficace della vulnerabilità e dell'angoscia è venuto dalla ritrovata disposizione all'affetto per le persone e al sacrificio per la comunità che i professionisti della cura hanno trovato in loro stessi. La tecnica e il denaro, l'amministrazione e l'organizzazione, in altri termini, sono apparse chiaramente risorse necessarie, ma in alcun modo sufficienti. E di fronte alla clamorosa emergenza di una vulnerabilità generale, sono apparse anche obsolete, legate ad una società del benessere selettivo, del desiderio individuale, della potenza competitiva. Questa società, pur con tutti i suoi innegabili progressi, fallisce la sfida della vulnerabilità, non solo perché non riesce a generare risorse di senso per una vita che appare imperfetta e fallibile, ma anche perché si manifesta inadeguata anche per la cura e la protezione delle persone più fragili e più deboli, come se fossero fatalmente più povere di dignità e più ragionevolmente sacrificabili. Infine, tutto la lascia pensare che la riscoperta della vulnerabilità umana, avviata dalla riflessione antropologica e imposta dalla congiuntura epocale, debba giocare un ruolo centrale e non marginale o accidentale nella ricomposizione di un progetto umanistico e civile, economico, sociale, politico e culturale, all'altezza della nostra costitutiva esposizione e disposizione ad essere avviliti e persino travolti nella nostra dignità di esseri umani, dagli stessi mezzi con i quali cerchiamo di procurarci un più sicuro possesso dei beni della vita. Questa considerazione aggiunge alla riflessione sulla vulnerabilità della condizione umana un profilo specifico, legato precisamente al grado di sofisticazione raggiunto dalla potenza raggiunta dai mezzi della tecnica e dello sviluppo dell'economia. In assenza di una salda prospettiva etica, capace di regolare questa potenza secondo modalità proporzionate alla nostra vulnerabilità, il suo semplice sviluppo accumula anche un enorme potenziale di inciviltà relazionale. La sua energia disgregatrice
oltre una certa soglia critica, è destinata a diventare endemica, ossia a incistarsi e a convivere all'interno del normale funzionamento delle istituzioni e dell'ethos diffuso delle collettività. Le forme e i livelli della vulnerabilità umana sono tema complesso. Si dispiegano in rapporto a diverse condizioni e hanno gradazioni molto diverse. In primo luogo, la condizione naturale dell'essere umano lo espone in molti modi alla precarietà della sua dimensione corporea, ineludibile per quanto diversamente distribuita e diversamente condivisa. In secondo luogo, la sua costitutiva indipendenza dal semplice istinto lo rende dipendente dall'elaborazione culturale, affettiva, sociale, politica delle sue relazioni e dei suoi stessi bisogni. Infine, l'insostituibile mediazione della libertà nell'orientamento dell'esistenza, che implica la responsabilità morale dell'agire collettivo e la corresponsabilità relazionale delle decisioni personali, impongono a tutti gli esseri umani di fronteggiare la fallibilità del giudizio e il discernimento della colpa. La custodia della dignità inviolabile di una creatura corporea e spirituale, in molti modi vulnerabili, è sicuramente una sfida di alto profilo. Eppure è difficile trovare un nucleo di condensazione del progetto di esistenza e di convivenza dell'essere umano più preciso, più fondamentale, più promettente e più generativo di questo. Immaginare una comunità umana radicalmente disegnata nella prospettiva dei tratti fondamentali della vulnerabilità umana, ai quali abbiamo accennato, costituirebbe certamente una svolta epocale in ordine ad una società civile all'altezza delle condizioni limite delle diverse e più specifiche vulnerabilità delle storie di vita. Sembra venuto il momento di immaginare un sistema che invece di limitarsi a escogitare nello stato di eccezione algoritmi della redistribuzione dei sempre minori benefici comunitari dell'economia, metta in discussione i modi e i contenuti della normale produzione di beni e di servizi destinati al bene comune. E in particolare, per quanto riguarda la specifica vulnerabilità dell'età della vita e dei legami tra le generazioni, si tratterà di immaginare condizioni di maggiore contiguità e integrazioni delle reti familiari e delle comunità locali. Alla prova dei fatti, e nonostante il disarmo delle politiche familiari, esse hanno mostrato di essere l'asse fondamentale della tenuta della comunità. E il cristianesimo, quale modalità di approccio ispira e sostiene nei confronti delle vulnerabilità che definiscono la condizione umana? Di certo la fede cristiana non apprende dall'esperienza delle diverse vulnerabilità umane la necessità di riconoscere e di condividere la fondamentale vulnerabilità della creatura umana. La testimonianza biblica della rivelazione, fin dalle scritture dell'Antico Patto, attesta la fondamentale vulnerabilità dell'umana creatura, come persona e come comunità umana. In tale cornice, la tradizione della parola di Dio tratteggia simbolicamente, ma con realistica chiarezza, la verità dell'esperienza che vi corrisponde, nella quale si intrecciano misteriosamente la promessa indefettibile della benedizione di Dio, che non rinuncia al suo riscatto, e la debolezza insuperabile della storia peccaminosa dell'uomo e della donna, che ne ostacolano l'accesso. Dio assegna all'alleanza dell'uomo e della donna la cura del mondo creato e la continuità della storia umana. La loro vulnerabilità alla finitezza e alla colpa non lo induce a revocare la consegna. Questa dignità di testimone operoso della bontà e della bellezza della creazione, che Dio riconosce alla creatura vulnerabile, dovrebbe aprirci la mente. Non ha molto senso, a parte il fraintendimento ideologico della lettura, della lettera biblica,
impiantare una polemica sulla contrapposizione della signoria accordata all'uomo e alla donna, che è a immagine e somiglianza di quella del Creatore, ossia signorile e affettuosamente compiaciuta, non dispotica, e la libera espansione delle forme della vita sulla terra, che rimangono in ogni modo misteriosamente e servizievolmente legate da una sussidiarietà provvidenziale delle forme e delle forze, dalla catena alimentare agli equilibri della biodiversità. In ogni caso, noi siamo l'unica creatura in grado di aggiungere armonia e ricchezza al cosmo creato, esaltando le sue risorse e riparando i nostri danneggiamenti. L'immaginazione creativa della tecnica è una qualità dello spirito umano, dono della immagine e somiglianza del Creatore. Naturalmente, per la stessa ragione, quando non siamo fedeli alla consegna ricevuta, la nostra vulnerabilità è drammaticamente trafitta. La convivenza umana, che diventa capace di rispetto e di protezione della dignità delle creature spirituali, porta intelligenza e ordine, non ostilità e caos nella natura creata. Non si tratta di adorare la natura creata da Dio, si tratta di onorare la creazione divina della natura. Il vero Signore è quello che sa dosare la forza, non quello che la impiega senza amore e senza limiti. Il Vangelo del Regno di Dio, infine, annunciato da Gesù, ossia il mondo in cui Dio è felice di abitare con gli uomini e le donne, ed essi vengono messi in condizione di abitare felicemente la creazione di Dio, sigilla una volta per tutte e per sempre la suprema dignità dell'amore del prossimo, che ne consente l'accesso. L'amore del prossimo, che illumina lo stesso amore di Dio, che nel Figlio si fa prossimo dell'essere finito e anche fallito che noi siamo. Non seleziona alcuna vulnerabilità, come se ce ne fosse qualcuna che potesse rappresentare già in se stessa una condanna a perdere, non degna di inclusione e di riscatto. Non c'è motivo di contrapporre la cura razionale della dignità umana e la dedizione amorevole rivolta alla sua vulnerabilità. Le parabole del Vangelo impiegano sistematicamente le metafore narrative della buona economia della casa, dei beni e delle relazioni. Né si deve pensare all'insistenza di Gesù e oggi del Magistero ecclesiastico sulla speciale attenzione che la fede rivolge alla testimonianza del Vangelo attraverso la fattiva dedizione ai poveri e agli abbandonati. Non si tratta di una sorta di pauperismo ideologico che cerca consenso approfittando di una vulnerabilità al grado zero e inducendo ostilità fra le classi sociali. Sarebbe veramente una contraddizione imperdonabile. Si tratta piuttosto di portare radicalmente alla luce il tratto di dedizione disinteressata e onestà intellettuale che deve connotare la testimonianza evangelica del Regno di Dio. La grazia del riscatto e del compimento offerto da Dio è realmente offerto all'uomo vulnerabile, non al soggetto selezionato in base alla presunta perfezione delle sue caratteristiche fisiche e della sua qualità. Se la dignità della creatura amata e riscattata da Dio si fa strada nella condizione più disastrata e più distante, per la quale si è disposti a metterci e a rimetterci del proprio, allora c'è realmente speranza per tutti, vulnerabili quanti siamo. Questo tratto della genuina fede evangelica ha già ispirato, apertamente o nascostamente, la nostra cultura umanistica. La crescente sensibilità della nostra cultura, ma anche di culture lontane che ne hanno assimilato l'ispirazione, per il racconto della storia sociale dalla parte delle vittime, fa indiscutibilmente parte della storia, degli effetti e degli affetti del Vangelo cristiano. Nella congiuntura attuale il cristianesimo è certamente chiamato a confermare, in termini culturalmente e socialmente adeguati, la vitalità di quella originaria ispirazione della fede.
Il Kairos attuale, tuttavia, sollecita la speciale responsabilità di un valore aggiunto, capace di generare una significativa riabilitazione del rapporto fra politiche solidali, degli affetti e passione per il bene comune. Le condizioni del mutamento di passo su questo punto, rese inaspettatamente urgenti dalla pressione di una vulnerabilità globale come quella che stiamo vivendo, raccomandano il massiccio avvio di una specifica educazione delle giovani generazioni all'estetica della vulnerabilità, che va diventando sconosciuta ad una generazione cresciuta dalle mitologie dell'invulnerabilità. La confidenza con le vulnerabilità più indifese, la disabilità, la solitudine, l'ignoranza, l'insignificanza, dalle quali imparare ad estrarre gli incanti di una dignità nascosta, ormai rassegnata all'esclusione, affina l'animo per sempre e aprono l'orizzonte di una forma di felicità del voler bene che soltanto attraverso questo apprendistato della tenerezza si rende nota. La felice scoperta della capacità di trasformazione della convivenza generale ad opera di questa forza gentile può accumulare una massa critica sufficiente a chiudere culturalmente l'avventura tragica del superuomo moderno al quale abbiamo sacrificato abbastanza generazioni. La vulnerabilità costitutiva dell'uomo si annuncia nel cuore dei due misteri in cui la nostra iniziazione alla vita percepisce più chiaramente il fatto che la sua promessa e il suo riscatto sono affidati ad un altro. La nascita e la morte sono la soglia estrema della nostra vulnerabilità, ma al tempo stesso l'indizio più sicuro della nostra trascendenza. Questa vita non giustifica il nostro avvento come singolarità personale, che la nascita apre all'infinito e non contiene la giustizia del suo compimento, che la morte lascia in sospeso. Non lo giustifica, ma ne chiede in modo struggente la giustizia. La fede mette in campo un pronunciamento estremo a questo riguardo. Il Signore è nato da donna per opera dello Spirito, è morto in croce per amore degli uomini, è risorto. La nostra vita riceverà da Dio la sua giustizia e l'intera creazione sarà infine plasmata in armonia con il suo compimento. Noi ne saremo partecipi se solo non ci abbandoniamo l'un l'altro nei passaggi della storia che mettono alla prova la nostra vulnerabilità, aprendo così alla fede nella promessa di Dio il nostro affidamento reciproco, incominciando dalle soglie estreme della nascita e della morte che tutte le nostre vulnerabilità simbolicamente riassumono. Vi ringrazio per il vostro ascolto. Questa profonda contraddizione che la nostra società incontra. È una società, come è stato detto, del malessere del benessere. Più sviluppi tecnologici noi abbiamo, più aumentano le nostre potenzialità, perché è vero che dobbiamo anche affrontare il problema del senso del limite, ma accanto al problema del senso del limite sul quale dobbiamo riflettere, emerge anche il problema opposto delle enormi possibilità, le enormi capacità di cambiamento che abbiamo, di miglioramento delle condizioni di vita. Tanto per fare un esempio banalissimo, noi siamo nella possibilità tecnologica di produrre alimenti per 14 miliardi di persone. Eppure, a leggere le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno 2 miliardi di persone vivono in condizioni di estrema povertà, se non addirittura di impossibilità di alimentarsi. Questo che cosa determina? Determina quella che, per usare un'espressione di una spiritualità tormentata come Ivan Illich, potremmo dire la controproduttività, cioè molto spesso la corruzione del meglio genera il peggio. Genera il peggio, che cosa significa? Non c'è bisogno di andare molto lontano, basta guardare l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, in quella parte in cui pone l'accento proprio sul problema degli umili e tocca direttamente il problema dei settori più impoveriti e vulnerabili della nostra società.
ponendo l'accento, c'è un'espressione molto bella che mi piace, che vorrei ricordare, ci dice, ci accusa, accusa la nostra società di aver abbandonato nella periferia una parte di sé. E accanto a questo, proprio il problema della vulnerabilità, secondo lui, ci invita a che cosa? A garantire e riconoscere concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli. E questa è la frase su cui vorrei invitarmi a riflettere, perché possano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione. Ecco, in questo sentirsi protagonisti del destino della nostra nazione, noi troviamo innanzitutto un profondo collegamento tra... Il cardinale Parolin ha parlato del seme del Vangelo. Beh, quella riflessione che nel pensiero cristiano, nel pensiero umanistico, ma nel cristianesimo soprattutto, è continuamente presente per l'attenzione degli umili e l'attenzione per gli indifesi. E dall'altro, questo nuovo problema, apparentemente nuovo, della vulnerabilità, che ci invita a riflettere sui problemi del nostro tempo che riguardano due dimensioni. Da una parte una dimensione relazionale, la dimensione spirituale, l'attenzione che noi dobbiamo avere per l'altro, l'amore per il prossimo nella prospettiva cristiana. Dall'altro la dimensione istituzionale, lo Stato sociale, lo Stato che interviene per rimuovere le difficoltà. All'interno di questo, il concetto di vulnerabilità ha assunto una dimensione, come molti dicono, strettamente, profondamente dinamica, con contorni fluidi, perché riguarda sia le condizioni economiche che le condizioni esistenziali, sia le condizioni di malattia che le situazioni storiche all'interno delle quali si vive. Tant'è vero che uno dei recenti studi sulla vulnerabilità pone l'idea, mette in luce il fatto che dovremmo soprattutto, più che occuparci di descrivere le singole condizioni di vulnerabilità, porre l'accento sulle fonti che le determinano, e li dividono in tre tipi di fonti diversi: inerenti alla fragilità umana, situazionali, differenti, inerenti alle condizioni storiche particolari e anche culturali. Non dobbiamo dimenticare che gli studi sulla vulnerabilità hanno una radice profondamente eterogenea. Hanno assunto particolare rilievo in questi ultimi anni, a partire dalla fine del secolo scorso, soprattutto per, come diramazione degli studi sulla emarginazione femminile, con grande principali ispiratrici, soprattutto tre donne: Horta Marta Nussbaum, Catriona Mackenzie, Wendy Rogers e Susan Dodds. Ma accanto a questo, nel filone sul problema della vulnerabilità, noi ritroviamo anche, come ha ricordato il cardinale Parolin, il problema ecologico, le riflessioni ebraiche sull'olocausto, i problemi dello Stato sociale. Quindi abbiamo una pluralità di filoni eterogenei, e stranamente all'interno di questi filoni eterogenei il ruolo del cristianesimo, forse perché negli studi italiani sono studi di ritorno dalla cultura americana, il ruolo del cristianesimo è molto spesso messo da parte. Io dal 2018 mi trovo a far parte della Commissione Nazionale Italiana per l'abilitazione scientifica professore di prima e di seconda fascia. Avrò esaminato 70 candidati e almeno un terzo dei lavori di questi candidati erano dedicati alla vulnerabilità, ma raramente si toccava proprio il problema del rapporto tra pensiero cristiano e attenzione per la vulnerabilità. E invece vi ho detto, Papa Francesco dice, possono sentirsi protagonisti. Bene, in una delle maggiori teorie della giustizia, la più importante forse del secolo scorso, quella di John Rawls, si pone l'accento proprio su questo: una società giusta deve assicurare le basi sociali del rispetto di sé, il sentirsi protagonisti di cui parla Papa Francesco, e quindi beni sociali necessari a renderli capaci di fare un uso intelligente ed efficace delle loro libertà. L'importanza del tema della vulnerabilità non è soltanto quello di ridurre le disuguaglianze, ma di costruire cittadini attivi,
perfettamente inseriti all'interno del contesto sociale. Emarginare, eliminare non soltanto l'emarginazione economica, ma anche l'emarginazione esistenziale. Ed è significativo che è vero che la dichiarazione di Barcellona ha posto il valore fondamentale del concetto di vulnerabilità all'interno della bioetica europea assieme al concetto di dignità e integrità, ma è anche vero che prima della dichiarazione di Barcellona e successivamente alla dichiarazione di Barcellona abbiamo una serie di dichiarazioni internazionali. Vorrei richiamare ad esempio la vostra attenzione sul Final Report to the European Commission on the Project Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, che è una sintesi degli sviluppi delle all'interno della comunità europea dal 1995 al 1998, ed è stato scritto nel 1999, che dà una sintesi estremamente efficace, molto retorica, sono dichiarazioni di facciata, su che cosa? Sul fatto che la vulnerabilità esprime due idee di base, la finitezza e la fragilità della vita, e inoltre deve diventare il principio morale che richiede attenzione per i vulnerabili, che sono coloro che vedono ridotta la loro autonomia e la loro dignità. E anche qui riprende quel concetto. È importante consentire loro di realizzare la loro potenzialità. Ecco un punto importante. La vulnerabilità riguarda la pienezza della persona umana e non deve essere considerata, dice proprio questa dichiarazione, la vulnerabilità è stata in gran parte fraintesa nella società moderna, come se tutta la vulnerabilità, ad esempio la sofferenza, l'anomalia e la disabilità, dovessero essere eliminati al fine di creare esseri umani perfetti. Non è così. Il rispetto della vulnerabilità non è una richiesta di vita perfetta e immortale, ma il riconoscimento della finitezza della vita e in particolare della presenza terrena sofferente degli esseri umani. E questo ci fa capire l'idea della prospettiva istituzionale, che va oltre i limiti e i problemi dello stato sociale, impone un diverso atteggiamento nei confronti dei soggetti emarginati, dei soggetti malati, ma soprattutto impone, e su questo impone ed esprime, e su questo vorrei riflettere con voi, anche una profonda, diversa visione del diritto che caratterizza il mondo moderno. Il diritto ha subito alcune grandi trasformazioni nella lettura dei fenomeni giuridici e nell'esperienza giuridica. Ad esempio, la codificazione del diritto ha impostato, e codificazione del diritto intendiamo non soltanto i codici civile e penale, ma anche la costituzionalizzazione del diritto, ha determinato un nuovo modo di esprimere la tutela dei diritti fondamentali ed interpretare il ruolo del giudice. Io credo che la vulnerabilità stia facendo qualche cosa del genere e stia e su questo, saltando magari tante altre cose che avrei dovuto dirvi a causa dei ritardi tecnici, e su questo vorrei riflettere con voi, ponendo anche l'accento su alcuni particolari istituti che io credo siano in qualche modo frutto della vulnerabilità, oppure riflettano le esigenze che la vulnerabilità esprime. Anche perché, ho detto, è un concetto fluido che continuamente a frammentarsi, continuamente ad includere nuove categorie. In questo la vulnerabilità, i vulnerability studies incontrano gli studi di intersezionalità, intersectionality studies, anche qua propri della cultura anglosassone, della cultura americana, che prende in esame che cosa? Come all'interno dei gruppi, il problema delle donne, il problema dei malati, abbiamo tutta una serie di sottogruppi, di ulteriori frammentazioni. E quanto sia evidente questa frammentazione, ad esempio, ce lo ricorda una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana, numero 80 del 2010, che dice: i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, vi sono infatti forme diverse di disabilità. Alcune hanno carattere lieve, altre carattere grave. Per ognuno di esse è necessario pertanto individuare meccanismi
di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulta essere affetta in concreto una persona. Quindi vedete questa attenzione del diritto per gli aspetti sempre più minuti, sempre più diversi delle singole persone. Simone Weil parlava dell'infinitesimamente piccolo, che è infinitesimamente importante. Ecco, l'infinitesimamente piccolo diventa sempre più infinitesimamente importante, ma non è soltanto un fatto morale, diventa un fatto giuridico. È posta all'attenzione del legislatore. Diventa una sorta di vincolo per il legislatore. Ed è questo l'elemento nuovo sul quale dobbiamo riflettere. Frammentazione. Beh, se voi andate a guardare la normativa italiana sullo status di protezione internazionale, qui la frammentazione diventa estrema. Definisce persone vulnerabili, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, la vittima della tratta degli esseri umani, le persone che hanno subito torture, stupri, altre forme di gravidanza psicologica, fisica e sessuale, mutilazioni genitali femminili, i genitori singoli con figli minori. E se poi andate a guardare la giurisprudenza, questo orizzonte si allarga ancora di più. Anche la nostra Corte Costituzionale, quando ha emanato la decisione sul caso Cappato a proposito del suicidio medicalmente assistito, distingue i soggetti particolarmente vulnerabili, i soggetti vulnerabili e i soggetti particolarmente vulnerabili. Io non so cosa può condurre a livello bioetico questa distinzione, ma vedete come questa tendenza ad occuparsi dei fenomeni sempre più minuti è estremamente importante. Dicevo che è il cambiamento che l'esperienza giuridica sta subendo l'elemento sul quale dobbiamo riflettere, perché se noi guardiamo la storia della cultura, il concetto di vulnerabilità, anche se con altre espressioni, almeno tre grandi filoni. Il versante esistenziale, con evidenti riflessi morali che attraverso tutte le culture e di cui il seme del Vangelo di cui si è parlato è estremamente importante e sul quale mi permetterei una rapidissima riflessione tra poco, anche se naturalmente non sono il soggetto più competente a toccare questi temi. Poi però la filosofia politica dal 500 in poi ha posto l'accento sul versante strettamente politico della vulnerabilità come giustificazione del potere, emblematicamente espresso nella frase protego ergo obbligo. Il potere assoluto viene giustificato perché gli esseri umani sono vulnerabili, sono deboli. L'esigenza di securitas, di sicurezza, il monopolio della forza che si attribuisce al potere, anche e soprattutto il potere assoluto, è giustificato proprio dalla fragilità umana. Quindi la fragilità umana diventa una giustificazione, se non un pretesto, per l'accettazione del potere in quanto tale. Io credo che oggi nell'esperienza giuridica il versante morale e il versante politico si siano collegati. Non solo, ma il versante morale ha in qualche modo esistenziale, in qualche modo declinato in maniera diversa la struttura del diritto, ponendo la vulnerabilità non più come uno strumento del potere, ma come un vincolo per il potere. Che si esprime emblematicamente attraverso lo stato sociale, attraverso l'attenzione per i bisogni fondamentali della persona, per la dignità della persona, per il tentativo di eliminare ogni forma di discriminazione e pregiudizio conseguenti a divisioni sociali, a divisioni culturali. Ma dicevo, quanto sia presente nel cristianesimo l'attenzione per i soggetti fragili si desume una lettura che mi è capitata di fare di recente di un grande storico del tardo antico, Peter Brown, che afferma, per dirla schiettamente, in un certo senso furono i vescovi cristiani ad aver inventato i poveri. Così può sembrare strano, hanno inventato i poveri? No, la povertà c'era. Ma in che senso i vescovi cristiani hanno inventato i poveri? I vescovi cristiani hanno costruito la propria autorità, il proprio carisma, che poi è diventata anche autorità politica, ponendo l'attenzione per coloro che soffrivano, per gli emarginati. E questo già nei primi anni del cristianesimo. Tant'è vero, altra frase che mi ha colpito, dell'imperatore Giuliano, voi sapete, che
in tutte le accuse che rivolge al cristianesimo, ce n'è una particolare. I Galilei, come li chiama in senso dispregiativo, non venerano un solo uomo, ma tanti poveri disgraziati. Ecco, ma tanti poveri disgraziati. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo nel cristianesimo non sono separati. E lo stesso Giuliano, nella stessa invettiva, lo riconosce. Questi empi Galilei non nutrono soltanto i loro poveri, ma quelli degli altri, mentre noi trascuriamo persino i nostri. E questa affermazione di Giuliano è attestata dagli studi epigrafici, che mettono in luce come, quando l'impero romano è stato colpito tra il secondo e il terzo secolo da drammatiche, tragiche carestie, molto più drammatiche e tragiche, epidemie, molto più drammatiche e tragiche delle epidemie che stiamo incontrando noi oggi, bene, l'aumento di cristiani è stato notevole. Probabilmente, secondo molti storici, dovuto proprio a questa dimensione di attenzione per i poveri, per i disadattati, che nei momenti più difficili diventa particolarmente rilevante. E concludo questo riferimento di carattere storico con una straordinaria, una delle tante straordinarie espressioni di Sant'Agostino, quando dice: rinchiudi l'elemosina nel cuore del povero ed essa pregherà per te il Signore. Ecco, rinchiudi l'elemosina nel cuore del povero. La carità, l'amore per il povero diventa, da fatto materiale, importante, fondamentale, dimensione spirituale. Dimensione spirituale perché l'aiuto spirituale che il povero dà a me è quello che io ricevo attraverso lo sforzo interiore dell'amore per il prossimo. E questo ha fatto sì che uno studioso come René Girard abbia posto l'accento sul fatto che è con il cristianesimo che emerge la passione per le vittime. La passione per le vittime che a suo avviso lentamente ha modificato la struttura del diritto. Dalla passione per le vittime lentamente questo seme gettato ha determinato la tutela dei diritti fondamentali, la struttura dello Stato sociale e la democrazia. E su questo noi possiamo trovare attenzione moderna per le vittime. Vi dicevo, una delle più importanti teorie della giustizia del Novecento è quella di Rawls, che pone l'accento su che cosa? Sul fatto che una società bene ordinata, una società giusta, è una società che si mette nella prospettiva dei meno avvantaggiati. Cioè, costruita sull'idea di giustizia, non è una società ordinata al bene se non intende trasformare i diritti sociali in effettive condizioni di realizzazione della capacità individuali. Questa teoria poi ha avuto una particolare declinazione nella rilettura che ne ha fatto il premio Nobel dell'economia Sen, ponendo l'accento non soltanto sul problema della uguaglianza formale e della tutela dei meno avvantaggiati, ma anche sul problema della capacità. Che cosa vuol dire? La domanda non è soltanto, la tendenza non deve essere soltanto quella all'uguaglianza, ma dobbiamo porre la domanda ulteriore: uguali in che cosa? Ponendo l'accento sulle effettive condizioni in cui si può usufruire del diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, a una vita decente, alla partecipazione politica. In realtà sia Girard che Rawls danno questa lettura perché si rendono conto che il diritto che avevano davanti ai loro occhi stava subendo una radicale trasformazione. Questa radicale trasformazione la possiamo intuire anche da uno dei maggiori giuristi americani, Holmes, che facendo una rapida rassegna degli sviluppi culturali del suo tempo, siamo alla fine dell'Ottocento, che cosa diceva? Diceva: se leggete i giuristi tedeschi, vi rendete conto che noi ci stiamo avviando in un mondo non più governato da Kant, non più governato da Bonaparte, ma da Kant. Le due guerre mondiali l'hanno smentito, però se noi guardiamo una statistica del 2010, in qualche modo gli possiamo dare ragione. Perché? Perché per la prima volta nella storia dell'umanità, per quello che valgono le statistiche, le spese sanitarie 6,5
trilioni di dollari hanno superato le spese militari, 1,74 trilioni di dollari. Faceva questa osservazione Holmes, e nello stesso tempo, più o meno, quantomeno ha cominciato a scrivere la sua opera più importante, Max Weber, Economia e Società, proprio in quel periodo, notava che si stava affermando quello che lui chiama un diritto sociale fondato su postulati etici di intonazione patetica. E lo guardava in senso negativo, perché secondo lui veniva meno quella certezza dei diritti fondamentali per una società capitalistica. Ma che cosa vuol dire un diritto sociale fondato su fondamenti etici patetici? Bene, lui pensava alle lotte sociali, al miglioramento delle condizioni di lavoro, ma oggi gran parte dell'evoluzione giuridica, ed è estremamente significativo che il concetto di vulnerabilità totalmente assente nella giurisprudenza della Corte europea, anche nella giurisprudenza italiana fino a qualche anno fa, negli ultimi 10 anni è difficile trovare sentenze in cui non si tocchi il problema della vulnerabilità. Almeno un terzo delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo toccano questo tema e affrontano questi problemi. Oggi la giurisprudenza, proprio dando una lettura particolare dell'articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, presente anche nel 14° emendamento della Costituzione americana e dell'articolo 8 della Convenzione europea, ha posto l'accento attraverso questo problema del divieto dell'intrusione della vita privata. In che cosa? Nel fatto che ogni vincolo, ogni incertezza nell'estensione dei diritti è considerato un'intollerabile forma di coercizione, un'indebita pressione, un motivo di angoscia. Motivo di angoscia è proprio, troviamo in diverse sentenze l'espressione considerable degree of anguish, un ingiustificato turbamento della serenità, peace of mind. Cioè avvertiamo questa continua ambizione di costruire una sfera intangibile di autonomia in cui l'individuo possa ricercare quello che desidera senza interferenza, senza restrizioni, al diritto di libertà, alla promozione della personalità, attraverso quella declinazione che ha dato la Corte Suprema americana, in cui ognuno ha diritto di definire il proprio concetto di esistenza. E in questo le sfere di tutela, l'attenzione per la vulnerabilità cresce continuamente. Cresce continuamente e d'altra parte produce sia effetti positivi che effetti negativi. Gli effetti positivi sono, come abbiamo visto, ma richiamo l'attenzione su due istituti giuridici che mi sembrano profondamente importanti nel indicare questo cambiamento nel ruolo del diritto. Da una parte il diritto penale. Il diritto penale, se vogliamo, come diritto della sofferenza, come meccanismo di securitas, pone la vulnerabilità come giustificazione della pena, della tortura in certi momenti storici, delle pene più crudeli. Beh, oggi il diritto penitenziario, assolutamente nuovo nell'esperienza giuridica, invece guarda la condizione del carcerato come una situazione di vulnerabilità. E quella stessa esigenza di sofferenza che il diritto penale pone, in qualche modo invece viene vista, si cerca di attenuarla, di garantire per quello che è possibile i rapporti con i familiari, la possibilità dell'istruzione, il diritto alla salute. Quindi vedete questa tensione che attraversa il diritto penale rispetto al diritto penitenziario. È frutto di questa nuova e particolare attenzione che il diritto, da tempo, e gli studi sulla vulnerabilità mettono proprio l'accento su questo, da tempo sta subendo. Ma guardiamo il diritto privato. Nel diritto privato l'attenzione nei confronti delle persone incapaci è diventata sempre più rilevante e si tende a sostituire il modello della sostituzione con il modello del supporto, con l'aiuto, dell'aiuto, con l'inserimento sociale. Oggi i civilisti italiani richiedono, molti civilisti richiedono l'abolizione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, proprio perché erano istituti che escludevano il soggetto dalla società, e si tende invece a potenziare la figura dell'amministratore di sostegno, nata inizialmente come
supporto in situazioni eccezionali all'interdizione e all'inabilitazione, che oggi invece nell'elaborazione della giurisprudenza ha quasi completamente preso il posto di questi due istituti. Addirittura l'amministratore di sostegno è stato consentito da alcuni giudici di decidere se continuare o non continuare le cure e in particolari circostanze addirittura di integrare la volontà del soggetto per stipulare un matrimonio. Quindi vedete questo enorme allargamento dell'attenzione per che cosa? Per tutte le condizioni di esclusione, di incapacità di promuovere completamente la propria personalità. E in qualche modo in bioetica il testamento biologico, la pianificazione delle cure rispecchiano proprio questo tentativo di dare voce a chi non può parlare, venendo incontro alla vulnerabilità del paziente che non può parlare, ma anche alla vulnerabilità del medico che a volte deve prendere decisioni difficili, decisioni complesse e non può ascoltare il paziente e non può informare il paziente, ma anche fornendo, se vogliamo, una sorta di aiuto psicologico, di allettamento consolatorio per le tante persone sole che purtroppo oggi sono presenti nella nostra società. E che sono terrorizzate non dalla morte, ma dal processo del morire, con l'espedolizzazione forzata, con l'essere soli, col dipendere da una macchina, ma anche soltanto col dipendere da una flebo. Il testamento biologico è il modo per dare, è l'istituto assolutamente nuovo nell'esperienza giuridica, è il tentativo di far parlare chi non può parlare, di evitare che ci siano soggetti che siano totalmente esclusi, totalmente cancellati dal nostro orizzonte giuridico. E questo è particolarmente significativo perché? Perché mi è capitato sotto gli occhi, nello stesso periodo in cui parlava del fatto che Kant ha preso il posto di Napoleone, mi è capitato sotto gli occhi una sentenza della Corte Suprema americana, la sentenza Plessy-Ferguson, una delle sentenze più discusse, perché si basava sul principio uguali ma diversi, per cui giustificava il divieto di matrimoni misti, giustificava la segregazione treni per neri e treni per bianchi, locali per neri, locali per bianchi. Giustificava questa segregazione affermando che cosa? Le leggi, dice la sentenza, sono incapaci di estirpare gli istinti razziali e di abolire le distinzioni basate sulle differenze fisiche. La legge su questo punto non può far nulla. Ecco, vedete, per molto tempo si è ritenuto che il diritto non potesse intervenire all'interno di queste dimensioni profonde della persona. Oggi abbiamo un'idea completamente diversa. Scandita, e qui forse sto parlando troppo, Scandita, vi cito proprio per semplificare il discorso, due frasi estremamente significative. Una, in Svizzera non potevo fare a meno di citare Dürrenmatt, anche se la frase è tratta da un suo scritto che non è molto lusinghiero per la Svizzera, perché si intitola La Svizzera, una prigione. Ma cosa dice Dürrenmatt? Esprimendo per me emblematicamente le tendenze del diritto. La società non potrà mai essere giusta, libera, sociale, bensì soltanto più giusta, più libera, più sociale. Ecco, questa tendenza alla ottimizzazione possibile è una delle caratteristiche del nostro tempo. Qui capiamo perché il concetto di vulnerabilità diventa sempre più fluido, sempre più ampio, tenta a ricomprendere un sempre maggior numero di categorie, anche eterogenee, l'ambiente e i soggetti che soffrono. L'alienazione culturale e l'alienazione economica. E accanto a questo vorrei citare un'altra frase di un autore a me molto caro, una spiritualità tormentata, quella di Lamennais. In uno degli scritti più intensi, uno degli ultimi della sua vita, La servitù volontaria, dove pone quel problema della rigenerazione sociale, che è tanto vicino al tema che oggi Papa Francesco pone dell'amicizia sociale.
siamo nel 1839, e lui dice: fratelli, questo profondo disordine, parla delle differenze economiche, questa sacrilega ribellione contro Dio e la sua legge, questa insolente e criminale violenza del diritto vitale dell'umanità deve avere termine. Sono parole allora rimaste inascoltate. Oggi credo che siano entrate profondamente a far parte della nostra cultura. D'altra parte, aprendo un piccolo inciso, secondo molti, ma anche secondo lo stesso Victor Hugo, è Lamennais che ha ispirato quella straordinaria opera che sono I Miserabili. Beh, che cosa dice Lamennais? Anticipando, potremmo dire, la struttura dello Stato sociale. Il possibile di oggi non è il possibile di domani. Per cui, e qui ci colleghiamo al più di cui parla Dürrenmatt, non possiamo mai accontentarci, proprio perché aumentano le nostre capacità tecnologiche, le nostre potenzialità, anche la nostra capacità di conoscere la mente umana, l'articolazione del pensiero. Bene, l'esigenza di intervento cresce continuamente, sistematicamente, per cui a mio avviso potremmo parlare dell'emergere di una nuova forma di diritto, che chiamo il diritto dell'insistenza, e chiamandolo diritto dell'insistenza ho preso l'espressione da uno scritto di Papa Francesco e la recensione che lui elabora nel libro Non fatevi rubare la speranza, la recensione riportata nel libro Non fatevi rubare la speranza del suo padre spirituale, Ismael Quiles, il quale... la recensione è proprio un libro di Quiles sul pensiero di Karol Wojtyła, e studio comparato con l'antropologia insistenziale, la filosofia della persona secondo Karol Wojtyła. Ecco, antropologia insistenziale. Con questa espressione intende mettere in luce che cosa? L'assoluta originalità del pensiero di Karol Wojtyła, che supera, evita il formalismo della fenomenologia di Husserl, ma anche l'idealismo del personalismo di Scheler, mettendo in luce che cosa? Ecco, insistenziale, che la persona indica un modo di stare in sé, un modo speciale di stare al mondo, di essere sempre soggetto e mai supporto, ma anche di guardare l'altro che non può mai essere oggetto, ma sempre soggetto, sviluppando quella dimensione della prossimità, della vicinanza, l'amicizia sociale di cui parla l'ultima enciclica, vicinanza non formale, politicamente controllata, giuridicamente definita, ma capace di scorgere, e qui riporto quell'espressione che vi ho già detto molto bella di Simone Weil, l'infinitamente piccolo che è infinitamente più di tutto. Questo dal punto di vista giuridico che cosa ha determinato? Ha determinato l'esigenza di combattere tutte le tendenze all'oggetto, quindi alla limitazione delle libertà personali, eliminando la giustificazione giuridica delle identità negative, dove i meccanismi di protezione diventano meccanismi di esclusione, il carcerato, l'immigrato, il povero. Non dimentichiamo che alla fine, a metà degli anni del secolo scorso, si parlava della società dei due terzi, come società ineluttibile, due terzi della popolazione, e poi purtroppo il limite si è andato sempre più abbassando, può godere dei diritti fondamentali dello Stato sociale, un terzo è necessariamente tagliato fuori perché le risorse economiche per venire loro incontro non li abbiamo. Questo porta per me anche, e lo vediamo, lo abbiamo davanti agli occhi, un'esigenza di un ripensamento dei luoghi, del rapporto con gli altri, dei luoghi istituzionali del rapporto con l'altro, perché la vulnerabilità nasce anche da un vuoto relazionale, per cui si perde quell'immediatezza del rapporto che non si può ridurre soltanto entro la logica del legame sociale, del pagare le tasse, dell'assistenza sanitaria, ma diventa, qui c'è una bella espressione di Levinas, inter-esse, in francese entre nous. Se noi scriviamo inter-esse col trattino ci rendiamo conto che il rapporto con l'altro, l'interesse con l'altro diventa un intimo, profondo legame. E quali sono gli istituti, vorrei riflettere con voi su questo, di questa nuova dimensione del diritto dell'insistenza? Beh, il welfare di comunità. Quanto sia importante il welfare di comunità
studi americani di vario tipo, poi sono arrivati in Italia, mettono in luce che cosa? Che ormai ci sono dimensioni in cui lo Stato sociale non può arrivare. Non può arrivare sia perché l'attenzione per chi soffre non può essere risolta dal sistema sanitario nazionale, sia perché vi sono degli evidenti limiti economici. Ecco allora che è necessario costruire un welfare in cui, che parte dal basso, che aggreghi forze economiche, forze sociale, o come dicono gli economisti, stakeholder, portatori di interessi a vari livelli. E credo che l'esempio emblematico, e l'esperienza del coronavirus l'ha messo emblematicamente in luce, è la Caritas. La Caritas è la massima espressione di questa particolare nuova esigenza di andare attraverso il welfare, oltre il welfare di comunità, ma penso anche al prolungamento dell'assistenza fornita negli ospedali, negli hospice, in cui accanto al curare c'è il problema del prendersi cura, e l'esperienza degli hospice è anche qui. Il mondo cristiano è molto vicino a questa trasformazione. L'esperienza degli hospice passa dagli hospice per i malati terminali alla nuova esperienza degli hospice pediatrici e perinatali. Per non dire, c'è una bellissima istituzione presente nella cultura francese che mi piacerebbe, io faccio parte del Comitato Nazionale per la Bioetica, sto assieme a una mia cara collega Luisella Battaglia elaborando un documento in questo senso, estendere anche in Italia, quello che viene chiamato l'espace de réflexion éthique, lo spazio di riflessione etica negli ospedali, ma potremmo estenderlo a tutte le dimensioni, i tribunali, le carceri, in cui soggetti diversi, medici e pazienti, infermieri, si incontrano e parlano dei problemi che hanno incontrato, del modo come risolverli, costruendo una relazione, ecco, un interesse, costruendo l'interesse, gli elementi che li tengono assieme e ponendo l'accento su che cosa? Beh, proprio sulla sofferenza, sulla vulnerabilità, sulla fragilità, sull'emarginazione. Altro istituto giuridico importante in Italia, anche se come gran parte delle riforme italiane è rimasto sulla carta, è il passaggio dagli ospedali psichiatrici alle REMS, cioè alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove il soggetto, il malato mentale, non è più emarginato, non è più allontanato, non è più, si chiamava ergasto di Bianchi, definitivamente cancellato dalla società, ma sulla carta, poi non sempre queste cose si realizzano, emerge l'imperativo della vicinanza, di costruire strutture molto piccole, in cui si è vicini ai medici, si è vicini alla propria residenza, si è vicini ai propri familiari. Vedete l'evoluzione che il diritto sta subendo, questo elemento dell'insistenza. Accanto a questo altri due istituti mi sembrano significativi. Uno, il diritto alla speranza. Una recente sentenza della Corte Costituzionale Italiana, preceduta alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a proposito dell'ergastolo ostativo, cioè dell'impossibilità di alcuni soggetti che hanno compiuto dei crimini efferati, difficilmente giustificabili, ma che sono esseri umani, sono esseri vulnerabili. Bene, l'impossibilità di privarli del diritto alla speranza, della possibilità cioè che, se tengono una buona condotta, se possano un domani ritornare cittadini come tutti gli altri. Beh, credo che sia molto bella questa idea del diritto alla speranza, che si potrebbe allargare a tante situazioni. Si è parlato di diritto alla speranza in alcuni casi, in alcune decisioni giudiziali, quando c'è stato in Italia il caso Stamina, per giustificare il diritto a un certo tipo di terapie non ancora convalidate. Ma il diritto alla speranza potrebbe riguardare gli immigrati, potrebbe riguardare i disoccupati. È uno dei nuovi diritti che stanno lentamente, progressivamente entrando non nella elaborazione teorica, ma nel linguaggio dei giudici, che sono fondamentali. Sono fondamentali proprio per consentire ai soggetti che cosa? Quel sentirsi protagonisti di cui parla l'enciclica, le basi sociali del rispetto di sé, di cui parla Rawls. E un altro elemento significativo nell'elaborazione giurisprudenziale è il cosiddetto danno esistenziale catastrofale. Qui la cosa è un po' tecnica, per i giuristi è abbastanza noto, per i non giuristi non è noto.
è il fatto, è quella lesione alla salute che si pone tra il danno tanatologico, il danno che deriva dalla morte, e il danno biologico, le lesioni che il soggetto ricomprende, per contemplare e tutelare quella situazione estrema in cui il soggetto, e qui cito proprio la giurisprudenza, discende verso la morte e avverte tutta la sofferenza di questa sospensione esistenziale tra l'irreversibilità dell'evento che porrà fine alla sua vita, che lui sa che sta accadendo, e l'attesa per quello che sarà. Ora è chiaro che il diritto a questi problemi estremi può rispondere soltanto con il risarcimento del danno, ma già il fatto che i giudici si interroghino su questo rapporto tra essere e non essere, su questa sofferenza estrema che è la consapevolezza del dover morire, questa situazione di enorme vulnerabilità che il coronavirus ha acuito con le tante persone che sono morte sole, beh, questo mi sembra un elemento significativo del diritto dell'insistenza sulla quale ci invita a riflettere la vulnerabilità, e concludo con la visione negativa. Accanto a questo noi abbiamo una sorta di versante nichilistico che emerge emblematicamente nella deriva soggettiva che il problema della vulnerabilità può venire ad assumere e che assume in tante decisioni giurisprudenziali, in particolare a mio avviso nelle decisioni sulle questioni di fine vita. Che cosa deriva? Deriva qui, anche qua, per andare a lapido, faccio una citazione di uno scrittore francese, Pascal Bruckner, l'euforia perpetua, il dovere di essere felici. Lui dice che morale e felicità, un tempo irriducibili nemici, oggi sono la stessa cosa. Oggi è immorale non essere felici. Noi costituiamo forse la prima società nella storia che rendono le persone infelici per il fatto di non essere felici. Ecco allora che la dimensione costrizione alla felicità. Martha Nussbaum parla addirittura di un welfarismo, di un welfare del desiderio informato, per cui l'appagamento del desiderio deve diventare la chiave di volta della stabilità di una teoria, ma anche la validità di una dimensione sociale. Cosa deriva? Deriva che la vulnerabilità potrebbe diventare anche, è diventata anche, lo strumento per una scelta individuale intesa principalmente come espressione di una decisione personale, non sindacabile, non regolabile, non limitabile, non orientabile neppure all'interno della prospettiva giuridica, ma che deve ricevere una tutela. Anzi, diritto e istituzioni, in quanto espressione della sfera pubblica, debbono astenersi e lasciare ai singoli il più ampio spazio di manovra. E ridurre questo spazio di manovra diventa, ecco, una pressione indebita, ingiustificata. In bioetica questo problema emerge radicalmente e sistematicamente. Il corpo è sempre più disponibile a misura della volontà del soggetto di scegliere i propri stili e modelli di vita, ridefinendo a proprio piacimento gli orizzonti della sessualità, della procreazione, della terapia, e trovando in tutto questo un'apposita nicchia di mercato e un apposito istituto giuridico. Si parla di biocapitalismo, il biocapitalismo della biofelicità, che determina che cosa? Determina, anche qui abbiamo un nuovo diritto, io ho parlato in positivo, qui in negativo, tutti i problemi che riguardano il corpo umano si sono trasformati, secondo alcune elaborazioni teoriche, che però hanno non lievi riflessi giurisprudenziali, nel diritto di accesso alle opportunità biologiche. E il diritto di accesso alle opportunità biologiche diventa il diritto alla procreazione, il diritto alla donazione di organi, il diritto al potenziamento farmacologico o genetico. Dietro la neutralità di questa espressione noi vediamo che cosa? Una sorta di cancellazione di tutti i problemi che possono emergere. D'altra parte, e quanto questa cancellazione sia irrilevante e crei nuove forme di cecità, lo vediamo proprio in che cosa? Nel fatto che siamo tanti attenti oggi a scoprire le varie forme di vulnerabilità, ma non troviamo, non guardiamo, non vogliamo più guardare a che cosa? Alla vulnerabilità più importante, rilevante, da cui scaturisce la vita, cioè al problema della tutela della vita nascente e la tutela dell'embrione. Oggi l'embrione è ridotto a dimensione
dei desideri o delle esigenze della società, può essere l'embrione che serve per la fecondazione artificiale, l'embrione da cui ricavare cellule staminali. Ecco, l'embrione, la nostra società è incapace di scorgere, in questo caso, l'infinitesimamente piccolo di cui parla Simone Weil. È molto bella la riflessione che conduce su questo uno studioso assolutamente laico come Jürgen Habermas, ma proprio per questo è attaccato, è stata quasi rinnegata la sua laicità. Quando afferma che cosa? Afferma che non si può, è gravissimo, non porre attenzione sulla funzione simbolica che svolge la tutela dell'embrione, che riveste per chi? Per tutti coloro che non possono difendere se stessi né argomentare in prima persona, potrebbe essere una definizione della vulnerabilità. Ogni applicazione ristretta del concetto di dignità umana rimette la tutela e la dignità dell'embrione a un bilanciamento di beni, e lui dice che spalanca le porte alla strumentalizzazione della dignità umana e quindi mette in pericolo la democrazia, ma non soltanto la democrazia. Un diritto che si costruisce soltanto sul desiderio, un'esperienza giuridica che si costruisce soltanto sul desiderio, viene a negare anche che cosa? La profonda dimensione relazionale del diritto. Il desiderio non è mai relazionale, il desiderio è una proiezione egoistica, è un'assolutizzazione del soggetto. Il diritto del desiderio è un paradosso che porta a quelle conseguenze che in qualche modo tendenzialmente incominciamo ad avere davanti agli occhi. Quindi, come vedete, la vulnerabilità ha un doppio profilo. Quel profilo che ho cercato di mettere in luce attraverso il diritto dell'insistenza e quel profilo che emerge nella deriva soggettivistica sempre più accentuata. E questa prospettiva l'abbiamo davanti. È una prospettiva complessa, spesso tragica, che non sappiamo dove ci porterà. E concludo con... Nella prima epistola ai Corinzi ci sono quelle bellissime parole di Agostino sulla carità: caritas omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet, però poco più oltre lui aggiunge: videmus nunc per speculum in enigmata, in enigmate. Ecco, purtroppo di fronte a questa dimensione spirituale c'è sempre quello specchio deformato che è il modo in cui noi leggiamo la realtà e comprendiamo la realtà. Grazie e scusate se sono stato un po' troppo lungo. Benvenuti alla seconda parte del nostro convegno sul tema della vulnerabilità. Questo pomeriggio, come da programma, vi sarà una tavola rotonda esperienziale moderata dalla giornalista della Radio Televisione Svizzera Italiana, Lina Simoneschi. In ordine interverranno il dottor Franco Tanzi, geriatra della Clinica Moncucco di Lugano, il professor Mauro Baranzini dell'Università della Svizzera Italiana, il professor Ernesto Caffo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Durante la tavola rotonda è possibile porre domande ai relatori. Per chi segue via Zoom, è possibile scrivere le domande sulla chat. Per chi è in sala, chiediamo di scrivere le proprie domande sui fogli che sono stati consegnati. Dopo la tavola rotonda, la moderatrice rivolgerà alcune domande a Sua Eminenza, Reverendissima Angelo Cardinal Scola, e poi, a concludere l'evento, Monsignore Ernesto Volonté farà un ringraziamento finale. Vi ringrazio e io lascio la parola alla signora Simoneschi. Buongiorno, ben ritrovati. È un tema davvero di grande attualità quello che è stato scelto per il convegno in corso da stamattina, quindi la vulnerabilità, una rinnovata prospettiva di dignità umana. Abbiamo sentito stamattina la prolusione del rettore della facoltà, il professor René Roux, che ha messo, ha ricordato il perché di questo convegno e quindi la cattedra a Monsignor Eugenio Corecco.
La Lexio Magistralis di Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin è molto particolare, ha messo in evidenza la vulnerabilità per quanto riguarda la natura vulnerabile e quindi la sensibilità per la natura, per poi concludere con la sensibilità umana, quindi l'idea di natura vulnerabile. Poi abbiamo sentito il professore Salvatore Amato, ordinario di filosofia del diritto dell'Università di Catania, sottolineare quanto sia importante considerare i cambiamenti legati al concetto di vulnerabilità, quindi naturalmente la vulnerabilità in continua evoluzione a seconda delle situazioni umane, dei momenti storici e insomma cambiamenti continui. In questa tavola rotonda che sta per iniziare noi tratteremo la tematica mettendo a confronto esperienze e profili dei relatori appunto sul tema della vulnerabilità, quindi avremo a confronto la geriatria, l'aspetto economico e la neuropsichiatria infantile. Darei la parola per cominciare al dottor Franco Tanzi, medico geriatra, responsabile della geriatria della clinica Moncucco e soprattutto in prima linea nella lotta al coronavirus come coordinatore della pandemia nelle case per anziani del Cantone Ticino. E noi sappiamo quanto la problematica delle case per anziani e degli anziani durante la pandemia sia stata davvero fra le priorità non solo sociali ma proprio anche umane, che quindi è strettamente proprio legato al tema della vulnerabilità. Dottore, prego. Bene, grazie signora per l'introduzione. Io voglio ringraziare dapprima il professor Roux e il professor Volonté per il gentile invito e saluto con deferenza Sua Eminenza il Cardinale Parolin, se ci ascolta ancora, Sua Eminenza il Cardinale Scola e gli altri relatori della giornata, così come tutti gli invitati che ci seguono in presenza o in streaming. Desidero portare la mia testimonianza di geriatra dopo una lunga attività professionale, ma premetto che ho avuto qualche esitazione ad accettare di partecipare come relatore in questo significativo convegno, ma infine ho accettato in ragione della stima e dell'affetto che porto alla figura di Monsignor Corecco. Il mio sarà un patchwork della mia esperienza, dell'incontro con Monsignor Corecco, che ho conosciuto evidentemente solo per una piccola parte della sua prorompente personalità, e ben inteso ritornerò anche sul titolo del convegno. Devo dire che il titolo che è stato dato a questo convegno, che inaugura la cattedra Corecco, è molto pertinente con la mia specializzazione medica. Mi permetto quindi una breve esposizione della ragione per la quale già durante gli studi di medicina ho voluto scegliere negli anni 70 la medicina dell'età avanzata. Al tempo era consuetudine al quinto anno degli studi di medicina sostituire i medici di campagna durante le loro vacanze ed era nel 1975 che ho fatto una sostituzione di 5 settimane del medico del basso Moesano. Ho avuto quindi l'opportunità di fare le mie prime esperienze in autonomia in uno studio medico che funzionava perfettamente. Nel programma di quel tempo era prevista a scadenza trisettimanale la visita di 2 case anziani. E qui sono stato confrontato con una realtà sanitaria e umana di cui non avevo mai sentito parlare durante le lezioni all'Università di Zurigo. Si trattava in particolar modo di persone anziane o molto anziane, gravate da più patologie, spesso completamente dipendenti per tutti i comuni gesti della vita quotidiana, ed erano assistite con premura da personale religioso e laico, con una buona formazione di tipo assistenziale, ma a mio giudizio privo di uno sguardo, non dico riabilitativo, ma neanche di uno sguardo sulla persona in quanto soggetto comunitario e relazionale. In breve, non erano contemplate prestazioni di tipo aggregativo e ricreativo, nel vero senso della parola, ma solo prestazioni di tipo alberghiero conservativo. Questa è stata la mia impressione che mi sono portato dentro negli anni successivi, magari mi sbagliavo in ragione della mia giovane età. Comunque,
Se questa prima esperienza ha confermato la mia scelta professionale, mi ha lasciato un amaro in bocca e un interrogativo, ovvero se non fosse possibile una cura nel pieno senso della parola, cioè un prendersi cura del singolo residente, perché non sono solo pazienti. E quindi, al di là di un progetto terapeutico riabilitativo, partire dal percorso di vita dell'ospite e chiedermi cosa muove la loro vita e perché viene a incontrarsi con la mia. Quasi inconsciamente questa domanda mi è rimasta dentro, intrigante, e la sfida a darvi una risposta mi avrebbe accompagnato nella mia avventura professionale e personale. Infatti erano i tempi del grande sviluppo della medicina, in particolar modo della chirurgia e della pediatria, e mi dicevo che vi era un ambito scoperto, quello degli anziani, di cui leggevo regolarmente i dati demografici in continua crescita. Questi indicavano infatti, anno dopo anno, un incremento progressivo dell'attesa di vita, grazie in particolar modo alle migliorate conoscenze e competenze, ma anche per i continui progressi di tipo infermieristico e assistenziale. Ma l'estensione della durata media della vita aveva un prezzo. Le statistiche indicavano senza mezzi termini che il tempo guadagnato andava a profitto prevalentemente del tempo della dipendenza da cure e assistenze prima della morte. E da qui, se vi ricordate, era stato coniato l'imperativo dare vita agli anni piuttosto che anni alla vita. E così, una volta terminati gli studi all'Università di Zurigo, dopo 2 anni di formazione all'ospedale civico e ulteriori 2 anni all'ospedale universitario di Zurigo, ho avuto la fortuna di trovare un posto come medico assistente all'Università di Ginevra presso le istituzioni geriatriche, alla cui guida era stato chiamato da poco il professor Junot, che era il professore di geriatria emergente in Svizzera. Era il tempo in cui la medicina iniziava a frazionarsi in tante specialità e sottospecialità, ma mi rendevo conto che l'anziano ammalato non può essere curato contemporaneamente da tanti medici. Mi piaceva l'idea di apprendere un po' da tutti gli specialisti per poter rispondere in prima persona, nei casi meno complicati, ai disturbi della persona anziana, che spesso è portatrice di una polipatologia cronica e invalidante, che voi conoscete, le malattie cardiocircolatorie, metaboliche e soprattutto nell'anziano le malattie neurodegenerative. Erano gli anni in cui si andava formando il termine di medicina olistica, il cui approccio, diversamente dalla medicina tradizionale, presuppone una visione d'insieme che ha come scopo quello di favorire uno stato di benessere globale, soffermandosi sull'unità corpo, mente e spirito. E come è possibile mirare a questo obiettivo se il corpo, ma anche la mente, vengono curati da più specialisti, magari con scarsa comunicazione fra loro? Mi piace il concetto di benessere, che presuppone la possibilità di star bene nonostante la presenza di impedimenti e in parte di dolori. Meritava al tempo la definizione dell'OMS, che risaliva al 1948 e recitava: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale, psicologico, emotivo, sociale. Con questa definizione tutti gli anziani sono malati, ma spesso anche noi, e si è prodotto un eccesso di medicalizzazione con obiettivi spesso impossibili da raggiungere. Anzi, creando anziani dipendenti dalla medicina, frustrati e insoddisfatti, sovente incapaci di assumere autonomamente, con dignità ma anche con orgoglio, la propria età e condizione. L'attuale definizione dell'OMS è comunque più realista e cita: essere in salute vuol dire avere la capacità di adattarsi e di autogestirsi di fronte alle sfide fisiche, sociali ed emotive. Nel campo della geriatria utilizziamo il termine di vulnerabilità per quegli anziani che presentano un equilibrio di salute labile e dunque sono maggiormente esposti, rispetto ai soggetti definiti in buona salute, a scompensi metabolici o funzionali a fronte di un'aggressione esterna, vuoi per un'infezione, e poi ne parliamo, per un incidente, un conflitto affettivo, un lutto o altro. Invece utilizziamo la parola fragilità quando il soggetto anziano è già portatore di una polipatologia, spesso invalidante, ed è in grado di mantenere uno stato di benessere al costo di misure terapeutiche e assistenziali meticolose e costanti. Per completezza intendiamo per terminalità
il periodo della vita in cui l'evenienza della morte si fa imminente. E veniamo al titolo del congresso. A ben vedere, tutti noi, indipendentemente dall'età, chi più chi meno, ci siamo scoperti vulnerabili in questo tempo dominato dalla pandemia da coronavirus. Ognuno, direttamente o indirettamente, si è sentito esposto al virus e si è scoperto indifeso. Nella mia esperienza, questa evidenza, accanto a una comprensibile paura dettata dall'ignoranza della conoscenza del nemico e dunque privi dei mezzi adeguati per fronteggiarlo, ha scatenato una reazione di solidarietà e di aiuto reciproco che ci ha fatto alzare lo sguardo su tutti con una sorta di tenerezza e premura per la minaccia che incombeva. Si tratta infatti di una sfida che reclama dapprima la condivisione di una riflessione sul nostro modo di vivere e poi una risposta comunitaria. Come dire che la pandemia ci ha fatto uscire dal nostro concepirci individui, isolati nella nostra bolla di confort, per farci riscoprire la dimensione di comunità. Ma torniamo al titolo della giornata. Che cosa unisce vulnerabilità a dignità? Due termini che non sembrano essere direttamente in relazione fra loro. E allora come scoprire la dignità dentro la vulnerabilità umana? L'enciclopedia Treccani specifica che la dignità è la condizione di nobiltà ontologica e morale in cui l'uomo è posto dalla sua natura umana e perciò stesso merita rispetto. La dignità non è graduabile, ossia è un valore inalienabile che ogni uomo possiede per il semplice fatto di essere uomo e di esistere, individuo unico e irripetibile. Il fondamento della dignità umana dà valore ad ogni esistenza. Secondo San Tommaso e la concezione cristiana, la dignità dell'uomo sta nel suo essere stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Per Immanuel Kant, invece, la dignità dell'uomo sta nel suo essere razionale e capace di vita morale. Vediamo dunque che per Kant la dignità umana potrebbe venir meno quando l'uomo perdesse la sua capacità razionale e morale, dunque nel caso di declino cognitivo o malattia dementigena, così frequente nei grandi anziani. Lasciamo ora questo dilemma e veniamo all'esperienza che come geriatra ho maturato nella mia vita professionale. Anticipo che la professione di medico è stata per me un privilegio, che grazie a una compagnia e a una condivisione approfondita con amici e colleghi mi ha consentito una coscienza originale con cui attraversare la giornata, uno sguardo con cui leggere la realtà. Infatti all'università ci hanno insegnato a curare e soprattutto a guarire, mentre nella cura dell'anziano fragile, portatore di una polipatologia, l'obiettivo terapeutico deve essere modificato, come già accennato, dalla cura al prendersi cura, secondo una definizione della medicina del 1500 che mi ha sempre colpito per chiarezza e accompagnato in tutti questi anni. Ambroise Paré, 1510-1590, considerato come il padre della chirurgia moderna, era il chirurgo del re di Francia Enrico II e della regina Caterina de' Medici, compose questo motto che ripeteva ai suoi studenti: curare a volte, alleviare spesso, confortare sempre. Analizziamo ora, separatamente con le attuali conoscenze mediche, i suoi insegnamenti. Curare a volte, oggi diremmo guarire, sovente questo. Alleviare spesso, noi oggi diremmo assistere e lenire la sofferenza con quanto appreso in special modo dalla medicina palliativa. E confortare sempre, diceva lui, ma la medicina che ci hanno insegnato non contempla questi bisogni del malato, delegandoli piuttosto alla famiglia, all'assistente spirituale o alla libera iniziativa dell'operatore sanitario, con la raccomandazione comunque di non lasciarsi coinvolgere troppo. Il primo insegnamento che ne ho tratto è quello di guardare la realtà con la semplicità e la libertà di chi sa che non gli appartiene nulla. Come scrive San Paolo ai Corinti, tutto è nostro, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Dunque, anche di fronte a pazienti fragili, dipendenti, spesso decaduti mentalmente e fisicamente, non ci poniamo come padroni della loro salute o, peggio ancora, non possiamo abbandonarli perché non meritevoli di un nostro intervento, ma come curanti vogliamo farci carico della loro condizione, non da ultimo con l'intento di confortarli, cioè renderli più forti, soprattutto moralmente,
e di consolarli, cioè non lasciarli solo, assicurando una presenza quando serve. Dunque sono stato educato a scoprire l'umano che alberga in ognuno di noi a fronte delle sfide ultime della vita. Un'umanità sofferente, spesso introversa e silenziosa, incapace di esprimere la domanda di salute, di senso e di significato che ognuno si porta dentro. E quante volte, Dio solo lo sa, non sono stato in grado di sostenere lo sguardo di questi malati in cerca di una parola di speranza, ma anche solo presenza e disponibilità. Ma torniamo alla lezione di Monsignor Corecco nel tempo della sua malattia, 1992-1995. Nell'estate del 1992 dovette essere ricoverato all'Inselspital di Berna per un delicato intervento. Con mia moglie gli scrissi un biglietto di incoraggiamento in cui menzionavo la nostra disponibilità a favorire, nei modi che lui riteneva opportuni, il suo rientro in Ticino e la sua convalescenza. Non mi aspettavo certo una risposta e neppure un mio coinvolgimento come medico nella sua riabilitazione. Tanti e tanto qualificati erano gli attori sanitari che si prendevano cura di lui. Ma inaspettatamente mi rispose e accettò il nostro invito a trascorrere i primi 10 giorni dopo la dimissione dall'ospedale. Come detto, era d'estate e l'abbiamo accolto a San Bernardino, dove la mia famiglia ha una casa di vacanza. Monsignor Corecco aveva scelto l'anonimato della nostra casa per trovare cure e assistenza, ma soprattutto riposo e silenzio, evitando il clamore dei media e l'accorrere pur premuroso e affettuoso di amici e conoscenti. Non sto a citarvi quanti nostri e suoi amici si adoperarono per rendergli piacevole, proficuo e protetto il soggiorno, la maggior parte operando dietro le quinte. Dapprima ci fu chi organizzò la camera dotandolo di un letto elettrico e di altri mezzi ausiliari, un amico dermatologo si occupava della cura della ferita chirurgica, c'era chi lo accompagnava e sosteneva in facili passeggiate, ogni giorno più lunghe, chi preparava pasti e spuntini puntuali su misura, dalla treccia appena sfornata al mattino, all'arrosto del pranzo, allo spuntino di panna cotta con frutti di bosco freschi, alla trotella appena pescata. E chi giustamente gli ricordava momenti opportuni per una pausa di silenzio e riposo. Al termine della permanenza, Monsignor Corecco ci ha ringraziato a suo modo, celebrando una messa alla quale ha autorizzato la partecipazione di tutti coloro che si erano presi cura di lui, circa una ventina di persone. Attratti come eravamo dal suo sguardo e dalla sua parola autorevole e grata, che esprimeva sofferenza ma al tempo stesso una bellezza e una pace, dentro una condizione umana fragile e sofferente. Tutti ne siamo rimasti toccati e commossi e ci siamo trovati coinvolti in una unità straordinaria e profonda. Da allora ho seguito regolarmente le conversazioni che Monsignor Corecco ha tenuto con giornalisti o con i suoi fedeli parlando della sua malattia. Voglio qui ricordare in special modo il suo intervento al convegno dell'Associazione Ticinese Terza Età nell'autunno del 1994, a 6 mesi dalla sua morte. Diceva: permettetemi di tentare un parallelo fra la malattia grave e la terza o la quarta età. Non certo perché quest'ultima è la malattia della vita. E prescindendo dalla evidente diversità, esiste un fatto comune, quello del tempo. Nell'uno e nell'altro caso una persona si accorge che il tempo stringe. Per quanto mi concerne, mi sono accorto che in questa situazione l'essenza della vita si è concentrata, assumendo uno spessore esistenzialmente molto più forte di prima. La vita assume una dimensione di urgenza, prima insospettata, anche se l'ipotesi di guarire o di poter vivere a lungo è reale. Si capisce che oltre a essere irripetibile, il tempo è diventato breve, per cui deve essere vissuto ed apprezzato più intensamente di prima. Assieme alla coscienza che il tempo stringe, emerge in modo sempre più chiaro la solitudine. Anche facendo questa constatazione, non intendo affatto caricarla di significato negativo. Deve diventare una possibilità di prendere consapevolezza di se stessi. Tanto più che per acquisire questa coscienza della vita e del significato del nostro destino non è mai troppo tardi. Posso sopraggiungere anche alla fine, questo basta. Fine della citazione. Questo richiamo di San Paolo al tempo che si fa breve mi è rimasto impresso, a tal punto che nel bene e nel male ho cercato di trasmettere ai miei malati l'opportunità di utilizzare il tempo ancora a disposizione per la ricerca dell'essenziale,
partendo da un esame di sé e di quanto nella vita definisce la nostra consistenza. Arrivato oggi alla soglia di lasciare la professione, temo che un giorno sarò giudicato severamente per quanto poco sono stato capace di indurre e sorreggere questa presa di coscienza di sé. Temo di non essere stato all'altezza del desiderio di contribuire a dare speranza e quel senso di compiutezza e di pace che è il miglior viatico per chi sente la propria vita venir meno. Ogni persona infatti dovrebbe poter morire senza dolore, senza solitudine e senza paura. Il dolore in special modo distrae dall'essenziale. La vita comporta già sufficiente sofferenza interiore e il dolore lo possiamo combattere bene. La solitudine possiamo e dobbiamo combatterla sia favorendo la prossimità della famiglia o di amici, sia assicurando noi curanti presenza e disponibilità. La paura, da ultimo, in un certa misura è inevitabile di fronte al futuro incerto. Ma che bello se in questa fase della vita potessimo avere tutti la certezza di qualcuno che ci aspetta di là. Oggi si parla molto della ricerca di un equilibrio fra accanimento terapeutico e abbandono terapeutico. Si tratta però di due posizioni opposte che esprimono lo stesso sguardo, e cioè la vita è in mano nostra. Lasciamoci invece guidare da un sano realismo. Seguiamo la vita senza posizioni dogmatiche alla ricerca di una saggezza pratica. Magari in futuro, in un'altra veste, mutate le circostanze e i tempi, potremo contribuire con la clinica Moncucco in cui lavoro a fondare un'opera di accoglienza e cura per malati terminali, laddove la medicina moderna, tecnologica ed efficiente, si ferma e si fa ancora più urgente il bisogno dell'uomo confrontato con il suo destino ultimo, troppo solo e disarmato per trovare speranza da sé. In vita mia ho conosciuto tanti pazienti anziani e ammalati, ma raramente la voglia di vivere viene meno con l'età. Esiste anche questo, però, come mi ha confidato ancora recentemente una lucida signora ultra novantenne il giorno prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Diceva: io sono pronta, sia fatta la sua volontà, sta al Signore decidere accetto l'uno o l'altro. Ma in genere i grandi anziani vogliono vivere, possibilmente a casa loro con i familiari, e qui ricordo un'espressione ricorrente quando mi congedavo da un simpatico malato. Diceva: «Duturon al matenie da kunt», cioè: «Dottore, sicuri di me». Certo però che il dolore cronico, la sofferenza molare e l'impotenza funzionale compromettono la vitalità e inducono a un lasciarsi andare, soprattutto se la persona si sente sola o peggio ancora abbandonata. Abbiamo vissuto tanti esempi in questo tempo, quando le autorità sanitarie hanno dovuto chiudere le case per anziani per proteggere i residenti da un eventuale contagio. Apatia, abulia, anoressia hanno portato a vere e proprie involuzioni e regressioni. A conferma che la persona è un essere comunionale, fatto di relazioni immanenti e trascendenti. Ora la riapertura prudente e proporzionata alle visite di familiari e amici in camera e la possibilità di uscire in modo protetto hanno consentito un recupero della voglia di vivere e una rivalorizzazione della loro dignità attraverso gesti di attenzione e di affetto. Il rischio di contagio è maggiore, ma il sentirsi nuovamente amato e partecipe di una comunità val bene un piccolo azzardo. È la solita ricerca di un sano equilibrio fra libertà e sicurezza, ed ogni scelta ha i suoi pregi e i suoi rischi. La pandemia che stiamo attraversando ci richiama al fatto che la vulnerabilità, l'impotenza e la terminalità sono associate in modo ineluttabile alla condizione umana. Ce ne eravamo forse un po' dimenticati nell'illusione che la nostra società avanzata, ricca e tecnologica, potesse proteggerci da una simile improvvisa tempesta che ha investito il nostro sistema sanitario, ma anche il nostro sistema socio-economico. Questa ritrovata consapevolezza ci ha uniti in una solidarietà fattiva di fronte a un nemico sconosciuto. Abbiamo riscoperto la precarietà, ma anche la preziosità della vita, abbiamo condiviso paure, incertezze ed ignoranza. Abbiamo cercato insieme soluzioni e rimedi senza considerare in un primo tempo e giustamente l'impegno economico. Ne siamo usciti più forti e se il pensiero della morte ha fatto capolino, teniamolo presente, senza però che ci impedisca di vivere come se avessimo davanti una vita intera. Occorre essere leali con la realtà. Svuotandoci un po' da noi stessi, siamo in grado di affrontarla con umiltà,
e solo così siamo indotti a non confidare eccessivamente nelle nostre forze. Ogni crisi, come insegna la storia, è anche un'opportunità di crescita. Per l'occasione che abbiamo, grazie all'inevitabile domanda di senso e all'opportunità di ripensare le nostre priorità per il bene comune. Mai prima, come in questa pandemia, abbiamo infatti assistito a dimostrazioni di solidarietà e di vicinanza che hanno scacciato quel tarlo del nichilismo e dell'individualismo così frequente nella società dei consumi. E speriamo che l'emergere di questa umanità repressa, il risveglio dell'umano che alberga in noi, non rimanga solo fra i ricordi della crisi pandemica. E giungo alla conclusione, ritornando sulle parole che danno il titolo a questo convegno, e cioè vulnerabilità e dignità. L'esperienza umana e professionale mi ha insegnato che solo chi si riconosce vulnerabile è in grado di amare se stesso e gli altri. E questo si traduce in una tenerezza per la propria e altrui persona, nella disponibilità a collaborare per il bene comune. Oso affermare che chi si riconosce vulnerabile ha la capacità di vivere la compassione. D'altra parte è esperienza corrente che chi si concepisce autonomo mal sopporta la malattia e l'infermità. La pretesa del controllo assoluto restringe infatti la natura stessa dell'umano e a fronte dell'impotenza non vi è alternativa che cadere nella depressione e nella fuga, come mostra fra l'altro il ricorso al suicidio assistito. E per restare la cronaca odierna, chi si sente autonomo è tentato di polemizzare sulle attuali misure di restrizione messe in campo dalle autorità per contenere la pandemia. Il senso di incertezza, la parola che ritroviamo costantemente sulla bocca di tutti in questo tempo, non deve però mettere a tacere la speranza, frenando la nostra operosità e inducendoci al fatalismo. Non si può vivere senza speranza. Stamattina il professor Amato parlava addirittura di diritto alla speranza. Questo tempo deve per contro unirci combattivi e in pari tempo umili e disponibili a riconoscere nella realtà indizi e segni di una bellezza operativa. E per la seconda parola ricordiamoci che la dignità uno non può darsela da sé, è intrinseca all'esistenza umana, ci viene conferita dall'alto, come ci ha insegnato San Tommaso, ma ci viene comunicata attraverso lo sguardo e la parola di chi si prende cura di noi. Ed è questo sguardo e questa parola che decide della voglia di vivere di tanti anziani malati. E da ultimo, se parliamo di prenderci cura del paziente, non scordiamo che dobbiamo pure prenderci cura di noi stessi e di chi collabora con noi. Solo così il malato avverte che la sua cura scaturisce da una compagnia di professionisti portatori di una speranza. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor Tanzi. Lei ha parlato di geriatria fra vulnerabilità e dignità. Questa vulnerabilità decisamente accresciuta per la popolazione anziana in tempo di pandemia. E come sappiamo, lei coordina la pandemia nelle case per anziani del Canzone Ticino, case che, per anziani che sono state confrontate davvero a una situazione, a situazioni molto, molto difficili, molto complesse, adesso senza entrare nei dettagli anche dei problemi che conosciamo, che ci sono state per quanto riguarda la cura che è stata appunto riservata agli anziani. Ecco, quello che mi interessava sapere da lei, proprio come coordinatore delle case per anziani in tempo di pandemia, nel momento di lockdown, come sappiamo, gli anziani non hanno più potuto avere le visite a domicilio dei propri cari. Una situazione molto molto delicata, gli anziani ne hanno sofferto molto, si sono trovati proprio privi dell'affetto e del contatto con i propri familiari. Ecco, secondo lei adesso, lei ha detto prima, ha detto che erano stati in un primo tempo privati di questo contatto e adesso non è il caso, ma tornando a questo prima, quanto era necessaria questa misura? Era proprio un'esigenza sanitaria o in fondo non so se possiamo dire c'era anche qualcosa di politico che potesse
giustificare questa chiusura totale, perché gli anziani, i nostri anziani nelle case si sono trovati praticamente rinchiusi. Lei solleva un tema molto importante. Non sono mai state chiuse le nostre case in passato e abbiamo pensato, ma ripeto, non le ho chiuse io le case, le abbiamo chiuse tutti insieme con l'istituto del medico cantonale. Le abbiamo chiuse pensando evidentemente di proteggere gli anziani e questa protezione ci sembrava il bene maggiore. E abbiamo imparato invece in questo tempo che la dignità e la libertà sono dei valori, mentre la salute è un bene. Quindi è la differenza tra valori e bene. Ci siamo accorti che i valori sono superiori al bene della salute e quindi, come ho detto, le abbiamo aperte con prudenza, con proporzionalità, proprio perché intendiamo garantire questa dignità di cui ho parlato agli anziani e che viene conferita loro non solo dal personale evidentemente, ma anche dagli affetti. E quindi non le chiuderemo ancora, e questo, diciamo così, effetto collaterale che abbiamo avuto da queste chiusure veramente non lo conoscevamo così a fondo come è stato il caso adesso. Un po' come usare un medicamento e avere un effetto collaterale di cui non sapevamo. E quindi col senno di poi non le avreste chiuse del tutto? Penso di no, però dobbiamo anche riconoscere che adesso il virus circola abbondantemente nella società e circola anche nelle case anziani. Evidentemente, come dicevo, tutto ha un prezzo e stiamo accorgendoci che anche nelle case anziane, con tutti gli accorgimenti che abbiamo messo in atto, inavvertitamente il virus può entrare e poi è talmente contagioso che si diffonde rapidamente. E per quanto riguarda le tracce che questa, sempre che la chiusura e che la pandemia ha lasciato negli anziani, che sono già così vulnerabili di per sé, questo creerà secondo lei un prima e un dopo, cioè ci sarà una cicatrice permanente che rimane nell'anziano che ha vissuto la pandemia e che ha vissuto questo isolamento, cioè ci sarà una traccia che cambierà anche la loro definizione di vulnerabilità? Ma penso che una traccia resterà, nel senso che temeranno una nuova chiusura. Una traccia resta anche in noi sanitari che abbiamo così condiviso questa scelta, e le confesso che attualmente c'è ancora chi vorrebbe indurci a chiuderle pur di preservare la salute degli anziani. No, credo che gli anziani possiamo rassicurarli dicendo che non saranno più chiuse in modo così ermetico come abbiamo fatto con la prima ondata, tanto più che sappiamo che se adesso dovessimo chiuderle non sarà per un breve periodo come quello precedente. E nelle sue conclusioni ha ripreso il concetto di dignità, sostiene che uno non può darsela da sé la dignità, questo è molto importante, la dignità ci viene comunicata, e comunicata proprio attraverso lo sguardo e la parola di chi si prende cura di noi. Ecco, lo sguardo e la parola, questo per gli anziani credo che siano due fattori molto molto importanti. Proprio l'anziano senza sguardo e senza parola in qualche modo si spegne da solo nel suo stato già magari di vulnerabilità in fin di vita. Ecco, direi che qui siamo in pieno proprio concetto di definizione della vulnerabilità che riguarda gli anziani più di qualsiasi altra persona o di qualsiasi altra categoria della società. Ma diciamo, ogni età ha le sue fragilità. Io penso che anche la prima età sia molto importante questo sguardo e questa parola. Io l'ho visto sugli anziani, soprattutto quando vengono un po' a perdersi i contatti con gli amici, i contatti magari con i familiari, vuoi anche perché un anziano molto longevo nel corso della sua vita ha visto partire i suoi coetanei, magari il coniuge, e questo è decisiva. Lo sguardo e la parola, cioè il farlo sentire membro di una comunità e dargli valore, altrimenti, come dicevo, scadere nella depressione, nella fuga in avanti, che è questo temuto
suicidio assistito a cui abbiamo assistito purtroppo negli ultimi anni, è facile questa scorciatoia. Certo, grazie dottor Tanzi, dottor Franco Tanzi, medico geriatra. E io passerei la parola adesso al professor Mauro Baranzini, economista, già decano della facoltà di economia all'Università della Svizzera Italiana, lo è stato dal 2000 al 2009 e poi è stato anche presidente del consiglio di amministrazione della clinica Moncucco. Professore, buongiorno, a lei la parola. Buongiorno, Sua Eminenza Cardinale Scola, magnifico rettore, cari colleghe e colleghe, non è facile, dopo la presentazione e le parole toccanti del dottor Tanzi, tornare a argomenti più vicini a quel mondo triste dell'economia che io rappresento in questo momento. Noi abbiamo studiato tanto le diseguaglianze sociali ed economiche, è un po' la caratteristica della scuola di Cambridge italiana, degli economisti, di studiare queste differenze. E possiamo dire che le rivoluzioni industriali dei secoli passati, prima del Novecento, hanno portato certo benessere alla nostra società, però hanno portato anche grandi diseguaglianze. In Gran Bretagna, ad esempio, nel 1900 il 10% più ricco della popolazione possedeva il 90% di tutto il patrimonio nazionale e lasciava le briciole evidentemente alla grande maggioranza. Durante il Novecento, grazie a diverse politiche, soprattutto statali, come l'introduzione di un'imposta diretta progressiva sul reddito, sulla sostanza, anche grazie al rafforzamento del miglioramento della formazione ad ogni livello, all'intervento dei sindacati in certi casi, al ruolo dello Stato a ridistribuire, le diseguaglianze hanno avuto la tendenza a diminuire notevolmente. Nel 1980, ad esempio, in Gran Bretagna il 10% più ricco dei britannici possedeva solo, tra virgolette, tra il 40 e il 50% del reddito nazionale. Poi negli anni 80 e 90, chi ha qualche anno, qualche decennio in più della media, ricorderà le politiche della Margaret Thatcher, primo ministro britannico, e di Ronald Reagan, che hanno portato sovente a una deregolamentazione e globalizzazione selvaggia, che ha aumentato di nuovo le diseguaglianze. Il libero mercato in molti casi vuol dire maggiori diseguaglianze, meno attenzione per i meno fortunati della nostra società. Fortunatamente l'Europa centrale, inclusa l'Italia, e l'Europa del Nord è riuscita negli anni 80 e 90 del secolo scorso, nei primi anni di questo secolo, a contenere l'aumento delle diseguaglianze, mentre invece altre nazioni come il Nord America hanno subito questo vento fortissimo della globalizzazione che ha danneggiato molto le categorie meno fortunate. E veniamo all'argomento di oggi. Questa mattina e anche oggi pomeriggio si è detto molto sugli effetti della pandemia. La pandemia ha aumentato notevolmente le diseguaglianze economiche e sociali. Colpisce i più fragili della società, colpisce le lavoratrici di più dei lavoratori, i non qualificati rispetto ai qualificati, colpisce addirittura le diverse etnie all'interno della medesima nazione, dopo darò i dati. Colpisce le nazioni sottosviluppate e poi rappresenta un grossissimo pericolo per la nostra natalità che è già molto debole. Su questo torno dopo. I dati, ad esempio, dell'economia ticinese nel secondo trimestre di quest'anno, dunque aprile, maggio, giugno, i posti dei maschi di lavoro nel Canton Ticino non sono cambiati, sono restati stabili a 128.000 circa. Invece le donne sono passate da 105.000 a 97.000
e hanno perso dunque circa 7.000 posti di lavoro. E siamo andati a vedere, sono le donne poco qualificate, le donne che lavorano a tempo parziale, che appartengono alle categorie meno fortunate, che hanno subito di più e sono state licenziate. E poi sono dovute tornare a casa a occuparsi dei figli perché la scuola evidentemente aveva chiuso. Credo sia anche nel nostro felice Canton Ticino e parte della ricca Svizzera una cosa molto importante. Probabilmente perché queste donne lavoravano nell'albergeria, nella ristorazione, nei servizi alle persone, tutti i settori che sono stati colpiti molto dal lockdown, e le associazioni femminili ticinese hanno lanciato un allarme su questo fatto. Il Covid-19 colpisce duramente le minoranze etniche e non certo per ragioni genetiche. Do qualche dato. Gli afroamericani nelle grandi metropoli americane hanno tre volte di più probabilità di morire di Covid rispetto alla media nazionale. E questa differenza vale anche per i nativi americani, 1,7 volte, e per i latinos, 1,5 volte. Vuol dire che queste minoranze etniche, che sono ancora minoranze anche se la loro quota nella popolazione di queste nazioni, parlo dell'Inghilterra e soprattutto degli Stati Uniti, vuol dire che probabilmente esercitano quei lavori che sono maggiormente a rischio, come tassisti, come gli infermieri, come gli operatori sociali, e lo si sa in Inghilterra, probabilmente perché abitano anche in case più piccole, con più figli, perché di solito hanno più figli, e questo evidentemente rappresenta, lo potrebbe confermare il dottor Tanzi, un rischio superiore alla media nazionale, che ha maggiori metri quadrati a disposizione e ha delle abitazioni più confortevoli rispetto a quelle delle minoranze etniche. Evidentemente è un problema grosso, e per invertire questo fenomeno, per questa tendenza, occorreranno anni e decenni di duro lavoro. Poi vengo ai paesi in via di sviluppo. Tutti lo sanno che lavarsi le mani è molto importante durante questa pandemia, ma laddove manca l'acqua nei paesi sottosviluppati, penso all'Africa, ma non solo all'Africa, evidentemente diventa più difficile, fosse solo per quello, ma ci sono altre ragioni, combattere la pandemia. I dati arriveranno tra qualche mese, qualche anno, però non ci meraviglieremo se queste nazioni avranno subito più duramente la pandemia. E vengo all'ultimo argomento, quello delle nascite in Europa. In Italia si stima già che per un mese o due le nascite sono diminuite di 14.000. Ormai l'Italia è scesa al di sotto delle 400.000 nascite all'anno e probabilmente potremmo perdere ulteriormente altre 50.000 nascite. Siamo già in una situazione non solo italiana ma dell'Europa nel suo complesso, che ha in media da 1,1 a 1,5 figli per donna, quando noi occorrono 2 per mantenere la popolazione costante. Abbiamo visto ad esempio che il disastro nucleare di Chernobyl ha ridotto per un certo tempo la natalità in diverse nazioni. La pandemia è in ogni caso molto più grave, ci sta colpendo molto di più rispetto a quanto ha fatto Chernobyl, per cui questa è una delle più grosse preoccupazioni per chi guarda al futuro, perché se le culle saranno metà vuote, il nostro futuro sarà pure a rischio. Grazie per l'attenzione. Grazie professor Baranzini. La pandemia quindi ha accentuato le diseguaglianze economiche e sociali, e lei ha detto che i posti delle donne sono passati negli ultimi mesi da 105 a 97.000. Ecco, sembra che se ne parli comunque relativamente
poco e qui direi che introduciamo un tema nuovo della giornata, cioè la vulnerabilità femminile nel mercato del lavoro. Anche questa è una vulnerabilità molto importante, professore. Certo, importantissima. Speriamo che possano recuperare qualche posizione nei mesi a venire, però io non sono convinto, perché una volta interrotto il rapporto di lavoro, ricostruirlo è difficile. A questo si accompagnano già condizioni per il lavoro femminile non favorevoli, anzi direi sfavorevoli. Per le medesime qualifiche ed esperienze, il salario medio della donna in Svizzera rispetto a quello dei maschi è di circa il 18-19% inferiore. E dunque si aggiunge a questo non solo una retribuzione decisamente più bassa, ma anche una progressione di carriera più difficile. E ancora una volta questa classe di lavoratrici è particolarmente a rischio nei momenti di grossa crisi economica. E quindi la pandemia sta accentuando, diciamo, questo tipo di diseguaglianza sociale che, come ben sappiamo, già esiste, ma si sta ancora accentuando. Questo direi è vero che se ne sente parlare poco ultimamente, forse con tutte le priorità che ci sono, ho un po' l'impressione che sia un tema che è rimasto un po' delegato fra le associazioni femminili di categoria, d'accordo? Sì, i dati purtroppo arriveranno con ritardo e ci accorgeremo di quanto danno questa pandemia sta facendo anche a livello socio-economico, non solo economico e finanziario. Uh-huh. E in tempo di pandemia l'economia e la salute pubblica non sempre vanno d'accordo, basti pensare proprio alle polemiche attualissime che sono state per esempio scatenate in Italia solo ieri, l'altro ieri, con la suddivisione della penisola nelle tre zone, gialle, arancioni e rosse, insomma quelle rosse gridano allo scandalo del fallimento, molti cittadini sono scesi in strada contro queste chiusure. Ecco, e io lo chiedo al professore di economia, a chi ha dedicato la propria vita con passione, io la conosco da anni, alla scienza economica e quindi proprio all'economista, ma è giusto secondo lei che in casi del genere si riesca comunque a mettere l'economia, non dico magari in secondo piano, ma che lasci il posto ad altre priorità come quelle della salute pubblica, oppure come sostengono molti, molti imprenditori e molti appunto uomini di economia, senza economia, anche se c'è la salute, la società muore? Allora, io personalmente, ma non sono l'unico economista a pensarlo, penso che una vita umana sia molto più importante di 50.000 franchi o di 1 milione di prodotto interno lordo. E penso che in questo caso economia e salute pubblica non debbano essere necessariamente contrastanti, perché si possono introdurre delle misure che sono per modulare entrambi i settori, sia quello della salute sia quello dell'economia. Nel caso dell'economia penso ad esempio al lavoro a casa, a distanza, che sembra essere accettato da tutto, ma so che ci sono molti capi ufficio, e non solo nelle amministrazioni private ma anche quelle pubbliche, che vogliono avere il personale lì in ufficio e non lasciano spazio per il telelavoro o il lavoro a distanza. La medesima cosa anche per la salute. Il dottor Tanzi ci ha insegnato che certe categorie a rischio debbano essere maggiormente protette rispetto alla popolazione in generale, per tante ragioni. Io non sono potuto uscire a fare acquisti per 6 o 7 settimane perché agli ultra 65enne è stato chiesto di non andare per negozi, non ho sofferto affatto, anzi ho avuto più tempo per studiare le mie cose, e penso che debbano certi gruppi essere protetti in modo particolare. Dunque non deve esserci un conflitto continuo tra salute ed economia.
E questo è un punto di vista non, purtroppo non sempre condiviso, perché noi vediamo le polemiche che ci sono, ma adesso ho detto l'Italia, ma naturalmente non solo in Italia. E arriviamo a un altro tema che so che gli è caro, cioè il ruolo dello Stato. Quale deve essere, secondo lei, professore, il ruolo dello Stato nelle politiche economiche in un caso come quello che stiamo vivendo? Che ne so, torniamo alle vecchie teorie keynesiane, diamo prestiti senza interessi, insomma, qual è la strada secondo lei, professor Baranzini? Lo Stato deve esserci, deve farsi sentire, deve rassicurare. Pochi giorni fa alla televisione britannica hanno fatto vedere una mamma di 3 bambini disoccupata che riceve gli aiuti sociali, ma di questi tempi c'è qualche ritardo nel dare questi aiuti. E questa mamma ha aperto il refrigerante e ha detto: vedete, è quasi vuoto. E io ho 3 bambini che stanno dormendo, e cosa gli do da mangiare nei prossimi giorni? Dunque credo che lo Stato debba esserci, come tutta la società civile e le organizzazioni non governative, per difendere i deboli in questo momento. Penso il governo svizzero ha fatto bene, altri hanno fatto un po' più fatica, però questo è il momento in cui la società civile, lo Stato, deve dire a chi ha fame, a chi ha difficoltà ad andare avanti: ci siamo, possiamo stampare moneta in cantina, non fa niente, dobbiamo salvare vite umane e la dignità di chi è meno fortunato. E un suo parere sull'operato dello Stato svizzero, del Consiglio federale, in questo ambito e nella reazione alla pandemia? È stato ottimo, gli aiuti sono arrivati, molti ne hanno fatto uso per salvare i posti di lavoro. Qualcuno non li ha spesi tutti e li terrà per questa seconda ondata. Credo che la Svizzera abbia dato, il governo centrale, in questa prima ondata di pandemia, una lezione di grande efficienza e di grande interesse a non perdere i posti di lavoro. Grazie, professor Mauro Baranzini. Grazie a lei. Professor Ernesto Caffo. Io non lo vedo in video, però è all'ascolto. Eccolo, professore. Neuropsichiatra, professore di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena e di Reggio Emilia, la Yale University, e anche fondatore del Telefono Azzurro. A lei la parola. Ma devo dire, prima di tutto vorrei ringraziare la Facoltà di Teologia di Lugano per questo incontro di grandissimo interesse. Saluto fra l'altro il Sua Eminenza che è a scuola, e devo dire che questa occasione è un'occasione in cui riflettere insieme su quello che è il grande tema delle fragilità, e tra queste quelle che riguardano i bambini e gli adolescenti, che rappresentano i soggetti che nella dimensione sociale spesso vengono dimenticati, anche perché non hanno una voce diretta, l'hanno attraverso il mondo degli adulti, dei genitori, degli insegnanti che parlano per loro. I bambini rappresentano una categoria sociale che molte volte viene rimossa come se fosse in qualche modo un elemento marginale, quando invece i bambini sono soggetto di diritto fondamentale. Ed è d'altra parte, citando anche quello che il Santo Padre ha detto in un convegno che abbiamo organizzato in Gregoriana, il riconoscimento della persona umana e del diritto dei bambini è un elemento centrale per il progresso morale dell'umanità. Ecco, questo vuol dire in qualche modo avere i bambini al centro di un'attenzione. Ma il bambino nasce senza una tutela, se non quella dei genitori che lo possono e lo devono proteggere nella sua crescita. Il bambino si sviluppa in un contesto fatto molte volte di rischi, di traumi e di disagi. Quello che è opportuno ovviamente in tutti questi casi è avere attorno al bambino un contesto di accoglienza e di ascolto. Ascolto di quelle che sono le sofferenze, i disagi che il bambino può vivere, attivando percorsi di protezione e di cura.
E d'altra parte questo richiede quindi a parte degli adulti una formazione, una competenza adeguata. E questo non bastano in questo caso delle regole. E qui cito quello che aveva espresso Coreco in un suo scritto. Questo intervento non richiede di tutela dei bambini, non impone una correttezza legislativa, amministrativa e giudiziaria più grande, espressa da sempre del principio dell'equitas canonica, in cui oggi si può considerare estincassazione ulteriore il principio della comunio. Ecco, credo che dobbiamo pensare anche in questo caso alla comunità che si impegna alla tutela dei più deboli. E questo è il senso anche del costante impegno del Santo Padre a favore dei più piccoli. Di fronte alle forme di abuso le più diverse, dalla sofferenza dei bambini nel traffico di minori, nelle persecuzioni che avvengono molte volte in conflitti, nell'ambito di quelle che sono le grandi povertà che coinvolgono sostanzialmente in particolare le persone fragili, i bambini in particolare, i bambini soldato, l'assenza di educazione, di formazione dei bambini in tutte le parti del mondo. Ecco che questo ci riporta l'attenzione al bambino come soggetto, anche in quelle forme di violenza e di abuso di cui ci occupiamo. Io faccio parte anche ormai da 3 anni della Commissione Pontificia per la protezione dei minori. Noi ci occupiamo di un tema delicato e complesso che coinvolge anche la Chiesa ed è quello della violenza sui bambini, è compiuta molte volte anche all'interno delle istituzioni religiose. Però il tema centrale è che queste violenze avvengono quando non c'è un'attenzione al bambino come soggetto, alla persona che il bambino rappresenta e che va in tutti i modi ascoltata e tutelata. Diciamo che questo è un fenomeno sommerso, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo e devo dire in questi anni abbiamo scoperto come questo fenomeno non era soltanto presente nelle realtà che avevano attivato leggi e strumenti di indagine adeguati. È un fenomeno diffuso in tutte le parti del mondo. Diciamo che secondo i dati dell'OMS sono 18 milioni i bambini che sono vittime di sfruttamento sessuale nel mondo. Questo vuol dire che tutte le realtà sono coinvolte e d'altra parte se guardiamo i dati che riguardano un fenomeno drammaticamente presente, spesso rimosso, che è la pedofilia, vediamo come questo coinvolge situazioni le più insospettabili. La violenza sessuale avviene in famiglia, nella gran parte dei casi, quindi nel contesto in cui il bambino si trova molte volte esposto a un contatto costante con degli adulti che molte volte dimenticano il loro ruolo di cura e di protezione. E d'altra parte però questo avviene anche nelle strutture educative, sportive e anche religiose. Questo vuol dire che i bambini molte volte si trovano a non avere difese di fronte a queste realtà e hanno però una grande difficoltà a poter chiedere aiuto. I bambini vittime di violenza non sono in grado di poter molte volte segnalare il loro stato di disagio, di sofferenza alle figure di riferimento adulte e questo fa sì che molte volte questa violenza resti nascosta, sommersa per anni ed emerga molto, molto tardi, tardivamente nella vita di questi bambini. Ecco, questo motivo è importante sviluppare delle Child Protection Policy. In questi ultimi anni abbiamo costruito, devo dire, con le varie conferenze episcopali, dei percorsi di formazione degli educatori per poter attivare misure di segnalazione precoce, di intervento precoce, di ascolto e di aiuto. Questo vuol dire in qualche modo cercare di aiutare le persone a poter parlare, a poter trovare la capacità di uscire dal dolore, dalla sofferenza che l'abuso viene a determinare. E questo determina una fragilità profonda delle persone vittime di abuso. Queste persone sono persone che non hanno più la dignità di poter chiedere aiuto e di poter guardare al futuro. Questa assenza di futuro che è stata citata anche questa mattina è fondamentale per una persona poter pensare a quello che succederà nel proprio sviluppo e per molti bambini, per molti adolescenti, le ferite determinate da un abuso impediscono la crescita e la maturità verso una dimensione compiuta. Ora io credo che in questo senso dobbiamo riconoscere che abbiamo fatto anche poco in tutti questi anni nel individuare queste situazioni. Per un ragazzo, per un bambino,
è difficile molte volte riconoscere queste forme di abuso, perché la figura che compie questi atti è una figura vicina, prossima, che spesse volte riesce a mascherarsi attraverso dei comportamenti e degli atteggiamenti di cura. In realtà invece questo diventa per il bambino una fonte di grandi sofferenze, che poi diventano ricordi associati a sensi di colpa, come se in qualche modo il responsabile fosse la vittima e non l'autore di questi comportamenti. Assolutamente, in certi casi criminali, ma in ogni caso tossici e drammaticamente incidenti sullo sviluppo del bambino. Noi sappiamo qual è l'effetto di questi traumi sulla vita di un bambino. Noi che ci occupiamo di psichiatria sappiamo quante volte queste esperienze diventano fonte di disturbi gravi, profondi, di psicopatologie gravi nell'ambito della sfera della sofferenza, che può diventare quindi disturbo dell'umore, può diventare gravi disturbi d'ansia, può diventare anche però un processo psicotico, o può diventare un disturbo dell'alimentazione, può diventare un disturbo da dipendenza. Ora, tutto questo vuol dire in qualche modo considerare quindi questa esperienza di trauma come profondamente coinvolgenti la vita di una persona che non ha la possibilità di aiutare, di difendersi di fronte a queste realtà. A questo si associano tutti quei bambini che sono molte volte portatori di disabilità, di handicap. E purtroppo sappiamo quante volte in strutture istituzionali questi bambini sono stati vittime di violenze e di abuso. Ecco, questo vuol dire in qualche modo attivare ancora di più negli educatori, nelle istituzioni che sorvegliano queste realtà, misure di controllo e di protezione. Dobbiamo considerare ogni bambino come un soggetto di diritti inalienabili e universali. Questo vuol dire in qualche modo costruire anche qui reti qualificate di aiuto e di supporto alle nuove generazioni, evitando che queste situazioni possano in qualche modo determinare danni allo sviluppo di un bambino. Questo vuol dire creare reti di intervento. Dobbiamo creare servizi per le vittime, dobbiamo costruire sempre più competenze professionali per individuare queste situazioni. Io vorrei tanto che nelle nostre università, nelle nostre strutture educative, potessimo sempre più formare le persone ad affrontare questi temi, che non sono temi banali, ma anzi sono temi centrali nella cultura, cultura di cura e di aiuto. Ad esempio, credo che i medici di famiglia e i pediatri debbano essere maggiormente attenti a tutti i segnali del disagio che viene presentano. Tutte le figure che sono presenti nella scuola devono essere formate ad essere di aiuto e di supporto. E credo che un grande ruolo l'abbia anche in questo caso la Chiesa, i movimenti, i gruppi ecclesiali che si muovono attorno all'infanzia. Questo vuol dire non dimenticare i numeri di figure che sono vittime. In questi anni, devo dire, in Commissione abbiamo analizzato questi fenomeni, abbiamo visto la dimensione di queste situazioni in tutte le parti del mondo. Ecco, credo che questa percezione che io d'altra parte non avevo è diventata per me uno stimolo a fare di più. Abbiamo organizzato in Santa Sede molti incontri su questo piano, cercando in tutti i modi di coinvolgere tutti coloro che lavorano in questo settore, dal mondo accademico al mondo delle congregazioni religiose, al mondo delle diverse realtà istituzionali, anche internazionali, per riuscire a costruire protocolli, percorsi comuni di impegno comune. E questo ci ha portato ovviamente anche a determinare dei percorsi di presa in carico più adeguati. Le conferenze episcopali sono incontrate a febbraio di 2 anni fa, abbiamo definito di Vademecum attraverso la Congregazione della Dottrina della Fede, che hanno dato il segnale di come si possono dare delle risposte. Devo dire però che alcune conferenze episcopali non hanno ancora risposto a questo appello del Santo Padre e che ci sono ancora grandi resistenze ad attivare misure di intervento adeguato. Questo vuol dire anche, tra l'altro, costruire maggiori rapporti tra la dimensione del foro interno della Chiesa col foro esterno, creare rapporti più stretti tra autorità religiose e autorità civili per affrontare queste tematiche nel modo più adeguato possibile, avendo come attenzione le vittime. E devo dire non soltanto in questo caso la nostra commissione i bambini e gli adolescenti, ma anche le persone fragili, che sono tante e che non riescono molte volte, anche se maggiori di età,
ad avere le tutele necessarie per essere in qualche modo aiutati e supportati in modo adeguato. In questo momento della pandemia, questi fenomeni della violenza sui bambini sono aumentati, l'abbiamo percepito anche noi come esperienza di linee di ascolto e di aiuto. Quei centri di ascolto abbiamo avuto ancora più richieste di sostegno. Questo è soprattutto in quelle famiglie che non erano e non sono in grado di affrontare da sole una tematica che è determinante, quella dell'aiuto ai bambini in queste situazioni. La povertà sociale e culturale incide moltissimo in questi casi e i bambini sono molte volte vittime di questa situazione, di una situazione di grande sofferenza. Un elemento che si aggiunge è quello, ad esempio, di come i bambini in questi mesi sono ancora più coinvolti in quel mondo digitale che, se diventa per loro un'occasione eccezionale di apprendimento, è anche però un'area di grande rischio. Una gran parte oggi degli abusi che avvengono sui bambini avvengono attraverso la rete. Una rete che è fatta di tante realtà, spazi per incontri sociali, di gioco, ma anche, devo dire, in cui degli adulti possono ovviamente utilizzare i bambini che non sono protetti adeguatamente in situazioni di grooming e di violenza, che può in qualche modo essere particolarmente grave. Ci sono fenomeni come il sexting, come la sextortion, che sono molte volte presenti, anche perché per i ragazzi oggi il digitale è una dimensione della propria vita in cui passano molto il loro tempo. E noi spesso vediamo gli adulti, genitori, educatori disattenti da questa rincorsa che i ragazzi hanno rispetto a nuove tecnologie. E qui occorre fare una grande riflessione. Noi abbiamo con il Santo Padre organizzato proprio quasi un anno fa, il 17 di novembre, una conferenza sui bambini e il mondo digitale e la loro dignità. E abbiamo appunto affrontato, devo dire, con i grandi esperti su questo tema, ma anche con le grandi aziende, quello che in qualche modo è questo tema. Noi pensiamo soltanto a un dato, che ogni 4 minuti una pagina web mostra un'immagine di bambini abusati sessualmente. Questo secondo i dati dell'anno scorso della Interwar Foundation. Questo per dirvi come molte volte i bambini stessi sono a contatto con questo materiale e d'altra parte tutto quello che il materiale pornografico oggi ritrova nei bambini dei grandi consumatori, questo senza nessun tipo di intervento di protezione, come se fosse naturale per i bambini da soli di fronte a questi grandi rischi che cambiano anche il loro modo di concepire molte volte la realtà che li circonda. E d'altra parte i processi cognitivi, emotivi e sociali si sviluppano attraverso un percorso che richiede tempo e richiede anche un rapporto stretto con degli adulti in grado di supportare i ragazzi in questo processo di crescita. Essere genitori oggi vuol dire essere accanto a loro e, lo citava bene Cardinal Parolin questa mattina, la famiglia resta un elemento centrale nella cura dei più fragili e i bambini sono così da considerare in questo caso persone molto fragili di fronte a delle nuove opportunità che hanno di crescita come nel digitale, ma in cui ci sono tantissimi rischi in cui occorre che abbiano accanto a sé i bambini delle persone in grado di proteggerli e di aiutarli. Il mondo digitale sta cambiando velocemente, da una parte i linguaggi che cambiano e molte volte questi linguaggi sono rivolti ai più piccoli. Pensiamo a strumenti nuovi, di strumenti di contatto sociale, e in questa dimensione noi dobbiamo essere presenti maggiormente. Vuol dire in qualche modo condividere con i ragazzi quel loro percorso che fanno in questo mondo con i nostri, anche le nostre capacità di pensiero critico e anche di tutela e di intervento che può essere di aiuto in casi particolarmente complessi in cui i ragazzi vengono inseriti. Quello che io vorrei dire per concludere questo mio intervento è che noi dobbiamo in qualche modo pensare a come costruire delle risposte concrete di tutela per le persone fragili. Perché la dignità della persona in qualche modo va tutelata in tutti i modi e le convenzioni esistono. La Convenzione per i diritti del bambino è uno strumento formidabile, operativo, concreto, però dobbiamo andare al di là delle convenzioni, mandare, trasformare con un approccio che sia di attenzione alla persona, alla sua dignità, un percorso di ascolto, di aiuto, di supporto costante e in uno stato di difficoltà.
Questo vuol dire in qualche modo che dobbiamo costruire consapevolezza sempre maggiore tra tutti noi di quelle che sono le sofferenze dei più fragili, dei più deboli, e cercando anche di costruire risposte che nascono dalla ricerca, dalla formazione. Ecco, tematiche queste spesso dimenticate in alcuni settori della cura. E io ritengo che molte aree della medicina sono sviluppate, altre purtroppo, come quelle che si occupano ad esempio della psichiatria e della psicologia, devono fare ancora grandi sforzi per riuscire a essere all'altezza di affrontare certe sfide. E io ritengo, ad esempio, che nel mio ambito professionale, quello della psichiatria infantile, ci sono oggi delle nuove problematiche che richiedono studi e ricerche e per dare risposte ancora più adeguate. Tutto il tema degli studi sulle vittime deve essere ulteriormente sviluppato per dare risposte adeguate. E io finirei questa mia breve riflessione con una frase del Santo Padre che ci ha presentato proprio l'anno scorso, ed era: lavoriamo insieme, ha detto Santo Padre, per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi i bambini del mondo. Ecco, credo che questo sia un po' il messaggio per tutti, cioè impegnarci di più per l'infanzia, che rappresenta tra le categorie della fragilità forse quella che è a meno ascolto, almeno in questo momento. Grazie professor Ernesto Caffo. Quindi la fragilità dei ragazzi, dei bambini, un'altra priorità naturalmente. E l'uso del digitale fra i ragazzi ha sostituito un po' il contatto, non solo in un momento di pandemia o durante il lockdown, digitale che ha un linguaggio tutto suo, digitale che ha un linguaggio particolare, poi ancora diverso quello fra i ragazzi. Ecco, secondo lei questa attenzione, questo controllo sull'integrità dei ragazzi può passare anche dal controllo del linguaggio? Sicuramente sì, credo che proprio è sul linguaggio che dobbiamo incidere molto, cioè dando ai ragazzi la responsabilità dell'uso del digitale. E questo lo vediamo ad esempio nel percorso che dobbiamo fare con loro per affrontare i temi, ad esempio, che riguardano il cyberbullismo. Cioè molte volte i ragazzi non si rendono conto che le loro parole, il loro uso improprio talvolta delle immagini nella rete può diventare fortemente lesivo della dignità dell'altro. Ecco, credo che dobbiamo ridare il senso di una cittadinanza digitale ai ragazzi. Questo lo deve fare la famiglia in prima istanza, accompagnando i bambini a conoscere meglio questi strumenti, ma nel loro uso e nel loro uso di relazione con gli altri, con i coetanei. D'altra parte occorre anche però che ci siano strumenti di controllo maggiore da parte delle stesse aziende, oltre che degli diversi paesi, perché ci deve essere un maggiore governo di questo processo di crescita così veloce del mondo digitale. Questo vuol dire costruire tecnologie che permettono anche di evitare che certi linguaggi possano diventare fortemente tossici nella comunità. E oggi le grandi compagnie possono affrontare questi strumenti con l'intelligenza artificiale, con filtri che possono in qualche modo permettere di selezionare alcune situazioni particolarmente complesse. Un esempio per tutti: noi da alcuni anni usiamo nella rete globale il foto DNA, che è uno strumento che blocca le immagini pedopornografiche nella rete. Questo è uno strumento che ha permesso alle grandi aziende di bloccare immediatamente questo tipo di consumo di materiale nella rete. Quindi c'è bisogno di fare una grande alleanza tra famiglie, strutture educative, istituzioni e aziende per affrontare questi temi. Certo. E il digitale, la rete, ha cambiato anche lo scenario dell'abuso. Lei lo ha detto, ogni tot secondi addirittura ci sono sul web delle scene di bambini abusati. Ecco, alcuni diranno sì, si sta facendo tutto il possibile, le istituzioni, gli stati stanno facendo il possibile per tenere a bada il fenomeno, ma certamente ci sono delle urgenze. Ecco, se lei dovesse consigliare una tabella di marcia, quali sono le priorità da mettere in pratica subito? Ma da una parte sicuramente dovremmo
creare un monitoraggio costante del processo di sviluppo delle tecnologie rivolte ai ragazzi. Questo vuol dire che di fronte a questi nuovi strumenti dobbiamo dare anche ai ragazzi la possibilità, attraverso il mondo della scuola, oltre che dei genitori, costruire delle formazioni a un pensiero critico dei ragazzi. Dall'altra parte, l'altro elemento è quello di poter costruire alleanze internazionali per monitorare i fenomeni più complessi. Ad esempio, ci sono delle piattaforme social che sono fortemente portatrici di grandi rischi per i ragazzi, che raccolgono materiali impropri, che i ragazzi si scambiano, che possono creare danni alle vittime di queste immagini che sono in qualche modo trasmesse tra pari. E questo vuol dire in qualche modo anche allertare maggiormente le autorità nazionali per interventi immediati per rimuovere queste immagini dalla rete. L'altro aspetto che io vedo importante è riuscire a costruire con le grandi, devo dire, reti tecnologiche e anche coloro che lavorano in questo settore, gli ingegneri informatici, sistemi maggiormente efficaci e in grado di bloccare situazioni improprie. Questo mi sembra un elemento ulteriore che può essere in qualche modo messo in gioco immediatamente. Certo. E il mondo accademico come si muove, secondo lei, in questo ambito di protezione dell'infanzia? Cioè, lei crede che potrebbe avere un ruolo che travalichi le ricerche scientifiche per trasformarsi proprio in base, piano d'azione su basi scientifiche, quindi fare quel passo ulteriore? Ma questo è sicuramente uno degli obiettivi che è maturato anche negli ultimi anni, e quindi presso la Santa Sede abbiamo costruito anche un punto di riferimento che è la Cell Dignity Alliance, che in qualche modo include il mondo dell'accademia col mondo della ricerca, anche proveniente da varie istituzioni ed anche da, in questo caso più digitale, dal mondo delle grandi corporation, quello di riuscire in qualche modo a condividere nuovi saperi e a guardare anche con attenzione alla persona a soluzioni concrete. Io credo che dobbiamo da una parte studiare, ricercare, trasformare il nostro sapere in formazione e anche attivare misure poi concrete in grado di poter essere diffuse in tutte le parti del mondo, sapendo bene che il mondo ha delle problematiche molto articolate e diverse. Ad esempio, in questi ultimi giorni stiamo lavorando con gli ordini religiosi per formarli ad affrontare le tematiche dei centri di accoglienza in questo momento fortemente in crisi rispetto alla crisi del Covid. Quindi il sapere, il conoscere, il condividere per dare risposte concrete è un po' il nostro obiettivo. Quindi la ricerca, la formazione sono fondamentali. Grazie professore Ernesto Caffo. Grazie ai relatori che sono intervenuti a questa tavola rotonda, oltre al professor Ernesto Caffo, il professor Mauro Baranzini e il dottor Franco Tanzi. Io adesso lascio la parola a Miriam Di Marco per conoscere le domande che sono arrivate via chat dal pubblico. Allora, per quanto riguarda la chat, ci sono giunti degli apprezzamenti per il lavoro che svolgono i relatori nelle diverse discipline, soprattutto per il professor Caffo e per il suo impegno nell'ambito della neuropsichiatria infantile. Abbiamo una domanda in sala. Ecco, mentre scrive il professore... Mentre il professore scrive, vorrei porre io una domanda al professor Caffo in qualità di mamma. Secondo lei la stessa digitalizzazione come metodo di didattica può essere vista come una violenza per l'apprendimento del bambino, dato che si passa dalla penna al tablet, alla lavagna col gesso, alla lavagna digitale, può essere visto come una forma di violenza riguardo allo stesso processo di apprendimento del bambino? Ma guardi, sicuramente la formazione oggi nel digitale rappresenta una sfida a cui tutti devono essere preparati, perché i bambini oggi accedono a strumenti touch, a strumenti
di contatto diretto col mondo digitale molto precocemente. È chiaro che questo richiede anche una grande attenzione a non dimenticare altri strumenti che sono appunto quelli della lettura e della scrittura anche nella dimensione del libro, del quaderno. Questo vuol dire in qualche modo sapere interpretare i bisogni del bambino e di un processo educativo che deve essere, a mio avviso, sempre più rispondente alle nuove esigenze. E questo è una delle grandi sfide, cioè dobbiamo rivedere gli scenari, ma anche costruire dei saperi nuovi che devono essere affrontati nel rispetto della persona, del bambino, che deve essere in qualche modo non trascinato di corsa nel digitale, ma accompagnato in una crescita armonica in questo ambito. E questo però vuol dire anche avere i genitori coinvolti. Ecco, credo che uno dei grandi temi è che la famiglia deve stare centrale nell'educazione dei bambini, anche nel digitale. E spesse volte invece vedo una delega all'esterno e molte volte i bambini non hanno neanche la possibilità di accedere a questi strumenti nel momento stesso in cui gli adulti, i genitori, sono assenti in questo percorso. Credo che quindi ci sia di questa grande interazione, e ancora di più fra scuola e famiglia, che deve essere sempre più coinvolta la scuola in questo processo condiviso sull'educazione dei bambini. Siamo in attesa della domanda. Se mai gliela faremo avere ai relatori la domanda del professore in un secondo momento, dato che sta scrivendo ancora. Per il momento dunque non vi sono ancora domande, io lascerei a te Lina la parola per qualche domanda al sua eminenza Cardinale Scola. Sì, saluto sua eminenza il Cardinale Angelo Scola. Buonasera. Non vedo video. Ecco. Buonasera. Buonasera a lei, io la vedo benissimo. Bene, adesso la vedo. Allora, so che ha seguito stamattina anche la prolusione del Cardinale Parolin, che ha parlato di una nuova cultura ambientalistica contemporanea legata al concetto di vulnerabilità. Ecco, io volevo sapere come si pone lei di fronte a questo punto di vista, cioè la vulnerabilità legata a questa nuova cultura ambientalistica che ha preso molto piede davvero in tutti gli ambiti della società. E anzitutto credo che sia utile ricordare, dopo un'intensa giornata come questa, che cosa significhi vulnerabilità. E certo. Etimologicamente vulnerabilità viene dal latino e dice questa idea: è vulnerabile chi può essere ferito. È vulnerabile chi può essere ferito. In questo senso il riconoscimento dell'importanza di tutte le sfumature di questo termine non deve fare dimenticare questa idea di ferita che esso contiene. Questa ferita, come ha detto nella sua completa e stimolante riflessione il Cardinal Parolin, ma anche professor Amato, anche gli interventi di oggi, può riguardare anche l'ambiente nel quale noi viviamo, perché noi viviamo nella relazione costitutiva con ogni altro, e di questo altro, sia pur nella sua differenza specifica, fa parte il cosmo. E quindi io credo che negli ultimi 20 anni, 25 anni, si sono fatti dei passi importanti, non ancora decisivi, nella modalità di guardare al cosmo sia come natura, quindi come rispetto di tutti i viventi nel cosmo, ma anche come superamento di quell'idea
artificiosa e assai negativa che c'era prima, che la natura, che il mondo come tale potesse essere una sorta di miniera inesauribile da cui estrarre tutto, con la conseguente strumentalizzazione che ne è venuta. Invece lo spirito che sta avanzando è proprio quello che di questa dimora in cui noi siamo immersi costitutivamente, che tutti i giorni interfaccia con la nostra vita, noi dobbiamo prenderci cura. E qui il prendersi cura di fronte alla vulnerabilità umana e di fronte alla vulnerabilità della natura e del cosmo trovano un collegamento molto importante. Il Magistero della Chiesa, a partire da Benedetto XVI, con tante riprese da parte di Papa Francesco, ha parlato per questo di ecologia integrale. Invece l'aspetto su cui secondo me siamo ancora in ritardo è proprio questo. Oggi si sente molto parlare dell'ecologia in termini diversi e ci si è resi conto che perché la mentalità cambi bisogna che miliardi di persone cambino decine e decine di piccoli gesti. Però non sempre vedo la stessa attenzione pratica, la proclamazione c'è dei principi, attenzione pratica verso il rispetto di quella che giustamente oggi è stata chiamata la dignità intrinseca dell'uomo a tutti i livelli. Penso per esempio alla sfera affettiva, penso per esempio alla modalità di superare le gravi disuguaglianze che sono in atto. Sono ancora temi su cui noi facciamo delle belle proclamazioni. Non dimentichiamoci che da quando abbiamo cominciato a scrivere la carta dei diritti dell'uomo, insomma, abbiamo fatto sì tanti passi, anche stamattina sono stati richiamati, però spesse volte sono rimasti sulla carta. Per questo io preferisco parlare di libertà realizzate. Il nostro tempo ha bisogno di libertà realizzate, non solo della proclamazione astratta dei diritti. Qualche buon esempio ci è stato dato oggi nei vari campi in cui sono intervenuti gli esperti, però io credo che da questo punto di vista siamo ancora in ritardo, per esempio dal punto di vista dell'educazione. In un paese come l'Italia, adesso non parlo del Canton Ticino della Svizzera, il Canton Ticino conosco un po', la Svizzera meno che un po', però il fatto che si osi chiamare dei soggetti comunitari che danno vita ad una scuola, che la loro scuola è privata, a me sembra un assurdo, perché la scuola fatta da soggetti che non sono lo Stato, una volta che lo Stato la accredita, mette in moto di per sé un fenomeno pubblico, genera una comunità tra gli studenti, i docenti, i familiari, i genitori, gli spazi sociali, che il fatto stesso di definirla come privata, a partire dal tipo di gestione che di essa si fa, a me sembra molto riduttivo. Capisco che sto parlando prevalentemente dell'Italia, ma mi pare che il Canton Ticino non sia molto diverso. Quindi io credo che certamente la crescita della coscienza di una veramente di un rapporto integrale e corretto con la natura sia aumentata. Mi sembra che andiamo lenti invece ancora sul tema primario, che è il riconoscimento di un'ecologia integrale
che comporti le relazioni di ogni uomo con tutti gli altri a partire dalla prossimità e con il cosmo e con la natura. E a proposito di ecologia integrale, il Cardinale Parolin stamattina ha proprio citato l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, un'enciclica 2015, in cui appunto si parla di ecologia integrale che diventi un nuovo paradigma di giustizia, perché la natura non è una mera cornice della vita umana. Certo. Ecco, Arangelo Scola, secondo lei questa enciclica del 2015 che validità ha oggi rispetto, per esempio, all'ultima, Fratelli Tutti, che è di natura completamente diversa? Noi possiamo dire che Fratelli Tutti ha cambiato le priorità per quanto riguarda il tema della vulnerabilità, oppure è ancora attuale questa ecologia integrata di Papa Francesco del 2015? Lei certamente conosce le due cicliche, sì, perfettamente. Più perfettamente no, purtroppo, perché siamo tutti limitati. Comunque, riconosco certo. un pochino. Diciamo che Fratelli Tutti pone la condizione necessaria della Laudato Si e quindi dell'ecologia integrale, perché il problema del cambiamento è sempre legato al soggetto personale, al soggetto comunitario. Parlare di vulnerabilità mette in campo il peso del soggetto. Si vede in questi giorni, almeno io intravedo nei notiziari italiani, eccetera, come tutti i nostri politici e quanti hanno la responsabilità della salute di tutti in un momento delicato come il nostro, questi appelli continui alla responsabilità personale. Ma siccome a partire dalla modernità, a partire da un uso sbagliato della scienza, che è di grande importanza, si è escluso il soggetto, mi spiego, allora c'è questo richiamo alla responsabilità, ma se non c'è un soggetto capace di recepirlo e di viverlo secondo l'ampiezza di relazioni integrali con gli altri e col cosmo, questo richiamo alla responsabilità cade nel vuoto, no? Ecco, quindi io credo che il grande salto che ora dobbiamo fare è quello di recuperare una capacità di relazione che è fondamentale perché il soggetto personale e comunitario possa porsi all'interno della società. Non si può dire io senza prendere in considerazione dall'origine l'altro. Io infatti da un certo punto in avanti ho deciso che tutte le volte che scrivo o dico la parola io aggiungo sempre io in relazione. Non si può dare l'io al di fuori della relazione. Mi impressiona. Scusi. Non la vedo più. Scusi. E anch'io non vedo più lei. Occidenti. Ma comunque, vabbè. Volevo appunto. Ecco, adesso ci siamo. Vabbè. Quindi io credo che questo è chi sono io. Io che sono vulnerabile, che posso essere ferito dall'esterno e ferito anche dall'interno. Si parlava molto prima degli anziani e dei grandi anziani. Io sto attraversando il confine verso i grandi anziani e mi confronto inevitabilmente con gli acciacchi che la mia età portano con sé, mi confronto con la prospettiva della morte, e allora la domanda che inevitabilmente sorge è come io posso affrontare anche la vulnerabilità che nasce dalla mia storia, dal mio temperamento,
dal come guardo ciò che sono stato chiamato a fare nella vita, da come devo affrontare la prospettiva del passo di chiusura della mia esistenza terrena, perché è molto diverso se l'affronto con con una paura inevitabile, perché la morte è stata vinta da Gesù, ma la nostra personale morte deve essere accolta da noi. Allora, se la affronto almeno con la curiosità di sapere che incontrerò il volto di Dio, come sarà tutto questo? Come sarà il rapporto con i miei cari trapassati? Come continuerà il rapporto con i miei cari che ancora avranno un tratto di cammino? Ecco, per dire, queste sono domande che riguardano il tema della vulnerabilità a partire dall'interno della mia persona. Perché se io lo affronto così, saprò affrontare anche questo rischio di essere ferito dall'esterno. Mi ricordo che quando avevo 17 anni e studiavamo leopardi a scuola, sono incappato in un commento di Sapegno, allora era il grande manuale della letteratura cristiana, che diceva che le grandi domande che Leopardi si poneva, pensiamo ad esempio al pastore errante dell'Asia, erano domande di un adolescente. Ma quelle sono le domande fondamentali della vita di ogni uomo. Io non posso ricominciare la mattina dopo, ma neanche lei, senza sapere per chi ricomincio, senza sapere perché ricomincio. Ecco, quindi io credo che da questo punto di vista le due encicliche si sposano molto bene e si vede bene una traiettoria che Papa Francesco sta compiendo nel suo compito di magistero e di insegnamento. Quindi sono in qualche modo complementari una complementare. Esattamente. E c'è un concetto che riguarda la vulnerabilità dove la Chiesa cattolica può fare molto, che è quello di rimozione. Secondo lei come può muoversi in questo campo? E può muoversi in questo campo guardando frontalmente all'esperienza di Gesù, all'esperienza dei santi, all'esperienza della Vergine Santissima e stimolando ogni uomo, qualunque sia la sua posizione di fronte alla fede cristiana o altre fedi, stimolandolo in profondità ad una ricerca di senso. Perché questo è il punto che rischia di essere sottovalutato all'interno della nostra società. Cioè, perché senza, e questo vale tantissimo per l'educazione, anche l'intervento del professor Caffolo lo diceva molto bene, insomma, fin dalla primissima infanzia, trattando il bambino come una persona in senso pieno, soggetto di diritti. Quindi la questione del senso, oggi se leggo bene, se vedo bene le informazioni, ma anche a partire dalla mia esperienza personale, anche recente, in una scuola qui vicina, ci sono stati due suicidi di adolescenti nella stessa settimana. Adolescenti che seguivano questi giochi di ruolo e in particolare questo terribile gioco di ruolo che è quello della balena blu, che conduce in 50 passi al suicidio. I suicidi degli adolescenti stanno aumentando, stanno crescendo con una proporzione sempre più accelerata. Ma la responsabilità di questo, prima ancora che nei ragazzi che compiono questa scelta tremenda, lasciando tutti, soprattutto i genitori, in una situazione di prova terribile, non incomincia forse dal fatto che noi adulti non cerchiamo più il senso del vivere.
del perché viviamo. E ci lasciamo prendere anche noi da una reattività che cerca il piacere, anche nel senso nobile, come la condizione principale della vita, piuttosto che il tentativo di dare una risposta al perché io vivo, al per chi io vivo, perché sono al mondo, perché amo, perché lavoro, perché riposo. Ecco, io credo che questo sia un punto decisivo. Grazie sua eminenza, Angelo Scola. Grazie a lei e grazie anche a tutti i relatori che sono stati stimolanti, a partire dalla relazione del cardinale segretario di Stato. Parolini. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Miriam Di Marco, ti ricedo la parola. Grazie Lina per aver condotto questa tavola rotonda. E ora invito il vicepresidente della Fondazione Corecco a lasciare un breve saluto e ringraziamento a conclusione di questo evento, Monsignore Ernesto Volonté. Così, va bene. Solamente qualche minuto come saluto e ringraziamento. Direi che credo che l'aver affrontato il tema della vulnerabilità esprime ancora di più chiaramente la fisionomia della Cattedra Corecco, e vorrei esprimere proprio attraverso questo breve intervento quello che ho capito. Scriveva un mio maestro: l'unica condizione per essere veramente religiosi è vivere sempre intensamente la realtà. Credo sia stata la preoccupazione di questo convegno di studi di alto valore culturale, avviando l'opera della cattedra dedicata al fondatore della Facoltà di Teologia, in collaborazione con la Fondazione e l'Associazione Eugenio Corecco. Credo sia caratteristica propria di un animus religiosus riconoscere qualsiasi circostanza o dimensione della vita come vocazione, cioè come chiamata a collocare il fuggevole tempo storico nella stabile dimensione dell'eterno. La vulnerabilità, tema che ci ha occupato nella riflessione odierna in tutte le molteplici forme che toccano il corpo, lo spirito, la psiche, il sociale, il politico, persino il presunto roccioso sistema giuridico, la vulnerabilità segna il destino umano e deve essere quindi accolta e riconosciuta come dimensione normale dell'esistere, che non deve abbatterci, ma neppure farci presumere di essere vincitori su tutto. Riconoscere umilmente che siamo vulnerabili sotto tutti gli aspetti ci fa operatori intraprendenti e creativi nel costruire il bene. E questa è la concezione ragionevole della religiosità, che ci fa riconoscere qualsiasi circostanza umana come appunto vocazione. La vulnerabilità ci fa consapevoli che la nostra vita, sospesi in ogni istante a questo segno apparentemente così volubile, così casuale che sono le circostanze umane, come quelle che stiamo vivendo, è richiamata la nostra vita a un disegno misterioso e più grande che dentro di noi. Ecco, allora ci auguriamo che la Cattedra Corecco sia luogo di studio, di riflessione di ciò che accade dentro il corpo ecclesiale, come ci ha richiamato questa mattina il nostro rettore, innestato a sua volta nel corpo sociale in cui l'umano si esprime. Questo tenere uniti l'umano e il trascendente, l'approccio teologico e quello prettamente antropologico, è il tratto che fu della personalità umana e religiosa del professore, educatore e vescovo Eugenio Corecco.
L'aveva ben chiaro il Vescovo Eugenio proponendo la sua riflessione introduttiva nel secondo Dies Academicus della Facoltà di Teologia nel dicembre 1993. Quasi indicando delle linee guida, una strada maestra che delineasse il carisma proprio dell'esistere di questa facoltà. Disse in quella circostanza il Vescovo Corecco, e cito, «Il modello di Wilhelm von Humboldt, che riformò profondamente il sistema scolastico tedesco nell'Ottocento, laicizza l'idea medievale di università. Ne intacca l'immagine stessa del doctor, che prima di essere uno specialista di questa o quella disciplina, il doctor è un uomo che ha l'amore alla totalità dell'essere e del bene. Anche le facoltà di teologia e di filosofia hanno rinunciato alla vocazione di dare indicazioni sui fini per inchiudersi in se stesse, sottomettendosi senza riserve alla divisione del lavoro accademico. Spiegando quindi come deve essere la facoltà di teologia di Lugano, il Vescovo Corecco continua. L'appetibilità di un istituto accademico nel Ticino non può essere determinata dalle materie di ricerca e di insegnamento, ma piuttosto dal modello di istituto. L'unità, teologicamente si potrebbe dire comunione, l'unità della Universitas Magistrorum Escolarum, quale realtà comunitaria umana capace di elaborare un giudizio critico sulla società. È quello che in fondo è stato l'intento di oggi, che potrebbe produrre la virtù dell'amicizia culturale. Ed ora un grandissimo grazie anche a nome della Fondazione Eugenio Corecco a coloro che hanno permesso la nascita di questa cattedra e l'inizio di attività di cui il convegno odierno è l'espressione. Vorrei ringraziare i relatori che sono intervenuti con il loro apporto così significativo, i signori cardinali Parolin e Scola che hanno avviato questo inizio, il rettore, il professor René Roux, con i suoi collaboratori molto attivi in questi giorni. Un sentito grazie ai relatori, ai professor Amato, che gentilmente ha preso il posto del professor D'Agostino, amico del Vescovo Corecco, a cui auguriamo ogni bene, ai professori Baranzini e Caffo, al dottor Tanzi, che ci hanno condotti nel vivo delle circostanze in cui i vari volti della vulnerabilità si sono fatti visibili. Un grazie particolare va naturalmente alla Commissione 20 della Facoltà di Teologia, la sua coordinatrice, la dottoressa Miriam Di Marco, per il lavoro organizzativo reso sempre più complesso dall'evolversi della situazione pandemica, e all'Associazione Caritas Ticino, in particolare a Cristiano Proia, a Michela Bricù, con la preziosa collaborazione a livello mediatico. Grazie al Comitato Scientifico della Cattedra Corecco che ha pensato questa giornata, il rettore René Roux che lo presiede, i professori Romeo Astorri, Hans Christian Schmidbauer e Andrea Stabellini. Da parte mia posso solamente dire che sono onorato di farne parte. Ma non posso dimenticare in questa circostanza i professori Giampiero Milano, promotore di giustizia della Santa Sede, amico e solerte collaboratore di Monsignor Corecco, e Vincenzo Pacillo, che non ci hanno fatto mancare i loro preziosi suggerimenti. Alla cattedra e a coloro che collaboreranno auguriamo davvero un operativo proseguimento. Grazie. Grazie Vicepresidente della Fondazione Monsignor Eugenio Corecco, Monsignor Ernesto Villi Volonté. Concludiamo l'evento con due importanti informazioni. Vi sarà la pubblicazione degli interventi di questa giornata su uno dei prossimi numeri della rivista
di teologia della Facoltà di Lugano, e si potrà rivedere l'evento sul canale YouTube di Caritas Ticino e fra qualche giorno sul canale YouTube della Facoltà di Teologia di Lugano. Vi ringrazio e alla prossima, al prossimo evento.